Ciao ragazzi, buonasera, come andiamo? Ciao Simo, ciao Giugiola, buonasera a tutti, che bello avervi qua. Enzo, grazie dell'hosting, ciao bella, ciao Giugiola mia. Come andiamo? E io non so per quale cazzo di motivo il gioco mi abbia impostato Before Crisis, però in realtà stiamo giocando Crisis Core, quindi perdonatemi perché non so come far girare Before Crisis, io non me ne intendo. Ciao Enzo! Già entriamo subito. Subito, subito, subito. Grazie, carissimo. Grazie davvero, mica che bel gesto. Grazie. Come andiamo? Come va? Tutto bene? Come andate voi? Come state passando la serata? Ovviamente i periodi sono sempre più difficili. Però sapete, dobbiamo resistere e spero di tenervi compagnia con un gioco che io sinceramente amo. E potete affezionarvi anche voi a questo gioco, nel senso che non bisogna per forza essere amanti di Final Fantasy, è come se stesse leggendo un libro nuovo, quindi hai capito. Oddio, sono tutto rosso. Sì, di niente, come ogni sera, io sto normale, dammi, e tu? Tutto bene, un po' di mal di stomaco, tanto per cambiare, ma tutto molto bene. Stavo dicendo, Final Fantasy VII Crisis Core. Crisis Core è praticamente, parla degli eventi prima di Final Fantasy VII, appunto, parla e si incentra sulla storia di Zack Fair. Famosissimo, se non uno dei migliori soldier della Shinra. La Shinra è una corporazione diffusa in tutto Gaia, che è il pianeta di Final Fantasy VII. E praticamente Zack è un soldier di seconda classe, vuole diventare non solo di prima classe, ma anche un eroe. Quindi diciamo che è un giovane speranzoso, pieno di buoni propositi, gentilissimo, dolcissimo, e ci saranno un sacco di eventi che colpiranno il cuore di tutti voi, secondo me. Saki, ciao, buonasera! Infatti speravo tanto che ci fossi tu perché tu ami Crisis Core, io amo Crisis Core e sai benissimo come andrà a finire al finale, so già come cosa mi aspetta. Infatti io quando ci ho giocato solo per provare l'emulatore, mi stava scappando la lacrimuccia, mi brillavano gli occhi perché sapevo che cazzo mi aspettava, sapevo che cosa, insomma, avrei visto alla fine. Visitate il suo canale, sì, ragazzi, facciamo un po' di shoutout, facciamo anche un po' di pubblicità ai miei social. Visitate il canale di Saki Croft, che è bravissima, è dolcissima, è gentilissima. Io anzi ti ringrazio per avermi invitato oggi pomeriggio nel tuo canale a giocare ad Among Us, mi sono divertito tantissimo. Mi spiace di aver accorciato un pochettino la partita, però stavo sistemando la PlayStation, quindi ho dovuto lurcare un pochettino. Infatti, ho lurcato anche un po' da Nora. E visitate il mio canale Telegram, la mia pagina Facebook e il mio canale YouTube per rimanere aggiornati ogni qualvolta che andrò online. Se siete abbonati ad Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al mio canale senza costi aggiuntivi. Ma di che? Grazie a te per la tua compagnia e la presenza. Ma figurati, Sakian, grazie a te per la tua disponibilità e per la tua gentilezza. Veramente, sei una persona molto molto cara e premurosa. Io direi di iniziare perché, cioè, ammetto che ancora siamo in 5 persone. Spero che qualcuno si aggiunga a questa live perché, credetemi, Final Fantasy VII Crisis Core merita, merita davvero tanto. Quante PlayStation ne hai riparate fino ad oggi? Allora, tecnicamente ne ho riparate 3. Quest'ultima però, la 9002, non riesco a sistemarla perché mi manca un lettore ottico. Ho provato a costruirmene uno con i pezzi che mi avanzavano per casa, ma non è andata perché ho fatto una cavolata. Quindi diciamo che una 9002 è perfetta senza laser. Quindi se a qualcuno interessa una PlayStation per pezzi di ricambio, mi faccio sapere. Detto questo, direi di iniziare. Ok, l'emulatore ce l'abbiamo, tutto è settato. E quindi, ragazzi, ora appena inizierà l'introduzione di Crisis Core, mi muterò il microfono così potete ascoltare tutto senza problemi. Anche se funziona anche col microfono acceso. Che hai fatto con la 1200? Ancora la devo sistemare, ma la sto sistemando per ultimo perché è il modello più interessante. Quindi prima mi tolgo quello che mi interessa meno e poi quello che mi interessa molto di più. Comunque, iniziamo col gioco. Ok, mettiamo così. Si dovrebbe sentire, spero di sì. Ok, si dovrebbe sentire. Cioè, ancora no. Per adesso si dovrebbe sentire. Oh, ci siamo. Sì, ci sta un lettore KSM 440BM oppure l'ACM, quello che ho sistemato io. Io ho capito che la 1200 non è riuscita a riparare. No, 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 la 9200, amore. Ehi, Giugiola. Cazzarola. La 9200. Mi ricordo parodia di cosa la cosa. Mo' sta canzone rido. Sì, madonna mia.
veramente una roba allucinante. Oh, time. Ok, iniziamo. Ok. Bene. Ciao Franci, buonasera. Ok, tecnicamente rispetto a Final Fantasy VII ha uno stile di combattimento molto action, quindi automaticamente, cioè, non ci sono i turni da fare, o almeno i turni ci sono ma sono molto più attivi, usa delle meccaniche più realistiche, molto più realistica, voglia. Ok, Franci, buonasera. Infatti io amo tantissimo Crazy Score perché è troppo divertente. Minchia, in bagno mi facevo delle cagate pazzesche perché mi rilassavo un casino con Crazy Score. Cioè, brutto da dire, però le console portatili servono a questo. È brutto da dire, ma le console portatili sono una meraviglia. Eh sì, ma lo devo dire, giugiola. Ci ammetto che la PSP veramente mi aiutava un bordello. Mi divertivo un casino. Vabbè, un po' come portarsi il telefono in mano. Ora qua ci sarà il nostro primo boss, tra virgolette. Com'era la cacca? Pastosa? Preferirei non dirlo, perché sennò poi comincerei a pensare alla qualità. Dammi, nel titolo hai messo Before Crisis. Ora l'ho modificato. Se voi aggiornate la pagina, dovrebbe comparirvi Crisis Core. Aggiornate la pagina, l'avevo visto questa cosa. L'avevo visto questa cosa e l'ho modificata. Voi aggiornate e si sistemerà automaticamente. Questo è un Behemoth. E per affrontarlo è abbastanza semplice, basta mettersi dietro e si riesce. Così. Se mi metto a canticchiare, ragazzi, cercate di comprendermi. Cioè, io amo un... amo tantissimo questo gioco e amo le colonne sonore, infatti ce l'ho sul cellulare apposta perché me le ascolto. Ma è in Berserk? È in Berserk, Zack? Berserk è uno status, praticamente è una specie di furia. Comincia ad attaccare automaticamente, però aumento la potenza di attacco. Però non si possono gestire gli altri comandi. Scusate che Final Fantasy... E sono stupido, scusate. No, no. È Final Fantasy VII Crisis Core. Prima di Final Fantasy VII, praticamente. Siamo quasi. È perfetta se la scorsa sotto la doccia. Non conosco molto Final Fantasy. Io, ragazzi, Final Fantasy, il mio primo è stato il 7. E Crisis Core l'ho recuperato insieme alla mia prima PSP. La mia PSP Street. È stato fantastico, ragazzi. Mi sono goduto ogni momento di Crisis Core. Showing your back to the enemy. Overconfidence will destroy you. Poi la traduzione è abbastanza buona, devo dire. Molto buona. E anche il doppiaggio in inglese è molto buono. L'avrei tanto voluto giocare in giapponese, ma non c'è. Ecco. Stendino! Damn it. You're not the only hero. It's over. Sephiroth gnocco. Talos sei innamorato di Sephiroth. Voglio dire, vabbè, effettivamente c'ha dei capelli, ma chissà quanta manutenzione. Impossible. Oh, tutti gnocchi in Final Fantasy, vero? Minchia, ditemi una persona che non è gnocca in Final Fantasy. Anzi, Saki, senti che cosa ti volevo parlare? Ramza, quando l'hanno messo su Dissidia 012 o Dissidia NT per quello appunto, quello di ultima generazione. Minchia, Ramza, cazzo, somigliava a una donna. Una cosa assurda. Tutti gnocchi li fanno, gnocche li fanno su Final Fantasy. Mi ha dato standard alti, esatto. Bevi, bevi, bevi il das, bevi un po' mi fa giras. Nani, oi nani, noni. Thanks, Angel. E questo è il nostro Angel, che stranamente ci sta bene con quello che fa adesso. Effettivamente è il nostro angelo custode. Il nostro Sephiroth. Cioè, fatto bene, cazzo, sto gioco. Non vi seccate, ma io lo adoro. Io lo adoro. Ma gli gnocchi al pomodoro? Esatto. Oppure burro e salvia, che secondo me sono perfetti. Burro, salvia e un po' di formaggio. Eccolo qua. Training's over. Why? Eccolo qua, madonna mia. Il nostro Zack praticamente si stava allenando. Non era una vera missione. You serious? I was just getting warmed up. Perché sei una pippa. E quindi ti ha tolto l'allenamento. Esatto, siamo delle pippe adesso. Però diventeremo fortissime appena possibile. Che piccolo Zack. Zack. Piccolino.
Madonna, questa frase. Madonna, mi metto a piangere, lo so che mi metto a piangere, lo so, mi metto a piangere, lo so. If you want to be a hero, you need to have dreams. And honor. And honor. Pippa, che intende, non voglio essere malizioso. Pippo significa essere scarsino. Guardate come si gratta i capelli. Anch'io all'inizio ero così quando lo giocavo. Sei una pippa, significa sei uno scarsone, sei un pivello. Però pippa è alcune volte un termine grazioso, un po' come dire sei una pippa, cioè nel senso sei scemotto, sei un pivello, ecco. Crisis Core, Final Fantasy 7. Anzi, come si dice in giapponese, Crisis Core, Final Fantasy 7. Dammi prima o poi devi portare Kingdom Hearts. Se lo fai mi metto a piangere. Io non l'ho mai giocato Kingdom Hearts. Cioè l'ho giocato il primo, l'ho detto, mi sono fermato in un mondo, quindi lo devo continuare. Sina Gyavik è napoletano. Esatto, bravo, bravo. Sì. Sina Gyavik alcune volte è un termine così per scherzare. Training and no assignments. Eh sì, Zack ha tanta energia. Però punto. Non lo metterò mai alla prova. Ma quanto è scemo che vuole fare il giappo. Sai che mi piace parlare in giapponese. Nihongo. E siamo arrivati a 31.000 contagi. Sì, dai ragazzi, però non parliamo di questo, perché Crisis Core è un gioco bello. Parliamo di Crisis Core invece. Sembra che uno dei primi abbia disertato. Sembra che un gruppo di seconda e terza siano andati con lui. Nessuno perché sa se ne sia andato o cosa abbia intenzione di fare. Ecco perché il addestramento è sospeso. Attenti! Un prima! Zack, un nuovo incarico. E vai, finalmente! Non ne potevo più. Ehi, pinguino, ciao, buonasera. Arigato, posso chiederti una cosa importantissima? Dimmi pure, Franci. Raga, l'ultima volta che stavo per iniziare qualcuno per il Covid. Sì, ragazzi, non... lasciamo perdere il Covid per un po'. Cosa avete mangiato stasera? Io ho mangiato zucca gratinata, poi carne in umido e patatine al forno. Praticamente mi sono rigenerato con la cena di stasera. Andrai da solo? Sì! Vai dal direttore Lazard, scusatemi. Ti darà tutti i dettagli del caso. Ci sono delle parti in cui non sono parlate, quindi lo devo leggere. Ma non sono tante le parti. Io carne arrostita e patatine fritte, buono. Beh, però in Final Fantasy VII erano infettati col mako. In realtà più che infettati è intossicati, perché l'energia mako è tossica. È tossica per gli esseri umani. Infatti si trasformano in mostri. Questo è uno spoiler, non lo dovevo dire comunque. Un chilogrammo di parmigiana e 500 grammi di burger. Alla faccia. Io ho mangiato maccheroni con tonno e poi salsicce di tacchino. Minchia, ma buoni. Oh, ragazzi, tutti bene avete mangiato. Eccolo qui, il nostro primo incarico. Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. Ok. Know anything about this? Not a clue. Sì, l'acqua da ruttare in diretta, non voglio ruttare. Mission is currently stuck. Io pasta in bianca, buona la pasta in bianco. Se ci metti un po' di burro, un po' di formaggio ci sta bene. To Wutai? Yes. This war has gone on long enough. Perché se non sapete bene, Wutai e Shinra sono cane e gatto praticamente. Angel! Oh, I love you, man. Angel! Don't make me regret this, Zack. Sir. Angel è un soldier di prima classe, quindi è il suo superiore automaticamente. Angel pure non scherza, eh. L'operazione inizierà non appena arriverà in Wutai. Parla con gli altri agenti soldier nel caso tu abbia dei dubbi riguardo all'incarico o ai combattimenti. Ok. Fra poco iniziamo. Ti spiegherò tutto ciò che ti serve. La prima cosa che devi sapere è come combattere. Probabilmente hai già capito come funziona durante l'addestramento, ma ti ho mandato comunque un'email di spiegazione. Ma questo gioco è prima o dopo Final Fantasy VII? Questo è prima di Final Fantasy VII, però prima di Crisis Core c'è Before Crisis, quindi sono tre i capitoli di Final Fantasy VII, anzi no, quattro. Before Crisis, Crisis Core, Final Fantasy VII e Dirge of Cerberus. E Advent Children, che non è proprio un gioco, ma è un film, un filmato in computer grafica. Dovresti leggerla. Quando sei sul campo, premi tasto triangolo per accedere al menu principale. Poi seleziona posta per leggere le guide che hai ricevuto. La madonnina quanti giochi. Come si chiama? Square Enix ogni volta fa tanta roba. Ora, io queste guide non me le vado a leggere tutte perché
Lo so il gioco, quindi non mi interessa. Però comunque ci sono tutte le istruzioni per andare avanti, le combinazioni dell'OMD e altre robe, alterazioni di stato, eccetera, eccetera. Che sennò la live non finisce più. Comunque, ho letto tutto. Allora, hai letto il messaggio? L'ho letta. Beh, conoscendoti non ti basterà leggerlo una volta per ricordarti tutto, non è vero? Beh, leggilo quando vuoi rinfrescarti la memoria. Ti tornerà utile, te lo assicuro. A proposito, le materie che hai usato durante l'addestramento sono state confiscate. Le materie più potenti vanno conquistate sul campo. Queste sono le regole dei soldier. Ora ti parlerò di alcuni incarichi speciali chiamate missioni. Molto semplicemente, sono delle commissioni che la compagnia assegna agli agenti soldier. Per affrontare le missioni, devi inserire i tuoi dati personali nel registro delle missioni. A sto punto mettiamo pure la pasta come gioco, ormai su Final Fantasy fanno la qualsiasi cosa, perché Square Enix cerca di espandere troppi capitoli, tipo se guardate Final Fantasy 13 ha avuto tre espansioni, tra virgolette, Final Fantasy 13, 13 2, 13 3, ovvero Lightning Returns. Comunque, se iniziare Kingdom Hearts non fare come Ryuk, devi partire da primo, non da Birth by Sleep. Vedrò, Franci, quando avrò un po' di tempo inizierò Kingdom Hearts, perché per sfizio me lo voglio togliere. Dopo esserti registrato puoi controllare le missioni sul tuo cellulare. Dai, ti mostro come registrarti. Spero che la mia voce non sia fastidiosa mentre leggo, perché appunto voglio dare un tono un po' professionale, ecco. Ci tengo che sia meno noioso per voi quando leggete le scritte. Registrazione accettata. Ma non devi aggiornare il gol, lo sbaglio. Ah, giusto, Enzo, grazie benissimo per aver... grazie infinite per avermelo ricordato. Siamo a 60 euro. Grazie. Grazie Enzo, grazie davvero caro. Dai, che appena possibile. Io penso che l'anno prossimo avremo il 100 euro per, come si chiama, per il computer. Quindi dovremmo essere 160, me lo sento, ecco. Allora, Duke, Enzo, eccolo qua, 47 euro alla faccia, grazie davvero caro. Mica sono un mucchio di soldi, stai scherzando? Sempre dammi, sì, però ti ringrazio Enzo, è giusto ringraziarti. Per andare in missione raggiungi un punto di salvataggio e premi triangolo, poi selezioni missioni nel menu. Puoi andare in missione solo quando sei a un punto di salvataggio. Ok, questo è un punto di salvataggio, il classico punto di salvataggio di Final Fantasy. Final Fantasy 7, che è un punto interrogativo, qua è il logo della Shinra. Ora che ti sei registrato dovresti provare a fare una missione. Buona idea, lo faccio subito. Il punto di salvataggio è laggiù. Se hai dubbi sul combattimento durante le missioni, consulta le guide che ti ho inviato. Ok, ci provo. Ora, prima di procedere, dobbiamo salvare, perché per sicurezza voglio vedere se mi salva tutto. Ma penso di sì, perché qua il salvataggio me lo vede, quindi... Ok, salvataggio completato. Proviamo a fare una missione. Come ci ha detto Kunzel. Società energetica Shinra, missioni di addestramento, addestramento di base Shinra. Ok, cominciamo ad allenarci. Anche se non ne ho molto bisogno, anzi, proprio io non ho proprio bisogno di queste cose. Però sapete, facendo le missioni si guadagnano oggetti particolari e si sale di livello, quindi si aumenta l'esperienza. Sono queste secondarie, come le chiamo io. Non necessarie ai fini della trama, però servono per potenziare il personaggio. E credetemi, sono divertentissime, le ho fatte tutte. L'hai visto quel mulino di mulino bianco prima? Sì, sì, l'ho visto, ma è troppo zozzo. Troppo zozzo, Enzo. Ok, abbiamo ottenuto un elisir, yeah. L'elisir è un oggetto che ripristina MP e HP totalmente. Sembra che tu abbia completato la prima missione. Oh, what the fuck, che è successo? Bel lavoro. Era facile, avrei potuto farla bendato. Sei troppo forte, Zack. Non vedo l'ora di sapere delle tue imprese durante il tuo incarico in Wutai. Oh, quasi dimenticavo. Non ti ho spiegato cosa sono queste capsule di rifornimento, vero? In queste capsule puoi trovare oggetti da usare in battaglia. La compagnia ce li invia ogni tanto. Capisco. In pratica sono rifornimenti per gli agenti soldier. Sarebbe un peccato sprecare la generosità della compagnia. Controllale sempre prima di partire per un incarico. Chissà cosa ci hanno dato stavolta. Twerk with the booty. Sì, mica, io quando sento il fanfare di Final Fantasy VII automaticamente il mio culo shakera. È una cosa incredibile. Banda di bronzo. Questo è un accessorio che dovremmo indossare, ecco. Bene, sembra che tu sia pronto a partire. Per concludere ti parlerò della posta.
Ti ho appena inviato un messaggio di posta sul tuo cellulare. In questo modo potremo tenerci in contatto. Riceverai anche messaggi dal direttore Lazard e aggiornamenti della compagnia. Controllala regolarmente. E chissà, potresti persino ricevere delle email dai tuoi amici. Sì, lo so, ma non avendo niente da inventare, prima o poi mi viene in mente sempre qualcosa di nuovo. Ma è giusto, anzi, è giusto lasciarsi andare con la fantasia e fare videoscemi. Cioè, che io proprio faccio videoscemi dalla mattina alla sera. Cioè, ecco, ti capisco. Ma non leggere solo quelle che ricevi dalle ragazze. Riceverai periodicamente dei messaggi da varie persone. Controlla la tua posta regolarmente. Beh, direi che è tutto. Penso che sia ora che tu vada. Vai con Angel, vero? Buona fortuna. Sì, grazie per le informazioni. Che bello dare la voce di Zack, mi sento come se fossi lui. Allora, leggiamo la posta solo per togliere l'iconcina. Ecco la tua prima email. Sono Kunzel, ora che il tuo account di posta elettronica è attiva, lascia che io, il tuo fedele e ammanigliato amico, ti passi un sacco di informazioni riservate. Perché? Perché sono una brava persona. E perché so che tu e la tua amante monomaniaca non sapete ciò che io so. Progetto di costruzione di Midgar. Midgar è una città che flutta a circa 50 metri da terra, collegata al terreno da un servizio di treni e un'autostrada. Utilizziamo un totale di 8 reattori Mako, numerati in sequenza partendo da quello settentrionale per rifornire la città di energia. I lavori proseguono celermente. Il quartiere generale della Shin del settore 4 sono gli ultimi che saranno completati. Quindi noi facciamo parte di questa grandissima compagnia energetica, infatti società energetica Shinra. Shinra Campanira, come dicono in Giappone. Ma Final Fantasy ha riferimenti alla cultura norrena? Allora, il 7 no. Però un Final Fantasy che secondo me si avvicina tantissimo alla cultura norrena, o almeno a una cultura... no, quella è medievale. Alla cultura norrena mi viene in mente stranamente Final Fantasy... no, forse non ce n'è manco uno. Forse il 5 o il 3. Sai chi forse ti può rispondere? Io proprio... non mi viene in mente un Final Fantasy con la cultura norrena. Se mi dicevi cultura medievale, magari ti avrei risposto con Final Fantasy 12 oppure Final Fantasy 9. Perché gli altri Final Fantasy parlano più di fantasy, cioè fiabe, ambientazioni fiabesche. Allora, parliamo sempre con Kunzel in continuazione, perché ci darà un oggetto molto particolare. Vai con Angel, vero? Buona fortuna. Fatelo sempre, ragazzi, non vi preoccupate. So che è una rottura, ma dovete farlo sempre. Ne varrà la pena. Prossimamente non ti dimenticare della tua scaletta riguardo giochi costosissimi con prezzi assurdi. Eh sì, hai ragione Enzo. Hai completamente ragione. Appena posso facciamo quel video. Facciamo un just chatting, solo che mi dovrei fare una scaletta degli argomenti di cui parlare e ovviamente dei giochi di cui discutere. Perché ovviamente sì, magari a memoria potrei andarci bene. Però mi piacerebbe tanto, ecco... seguire una specie di copione, così discutere, fare dei trattare certi argomenti in certi modi, ecco. Ora non vi preoccupate ragazzi, parlando sempre con Kunzel vi dovrebbe dare degli oggetti speciali, però dovete farlo sempre, almeno forse una ventina di volte. Io ripeto, l'ho scoperto per purissimo caso, se non dico cavolate. Tra poco vedremo se fate una figura di merda oppure no, ora lo vedremo. Frattempo le musiche queste qui sono così rilassanti. Mi viene voglia di stare al computer e lavorare. Merita davvero, assolutamente sì. È un bel argomento, anche perché non dico di essere espertissimo, però potrei chiacchierare di tante cose con voi sull'argomento PlayStation 1. Dovrebbe darmi qualcosa. Lo so che dovrebbe darmi qualcosa. Ci devo parlare un tot di volte, ma dovrebbe darmi qualcosa. Per noi è un piacere, anche per me ragazzi, mi fa tanto piacere che mi fate compagnia, soprattutto con un gioco come questo. Vi chiedo solo una piccola cortesia se potete, quando arriveremo al finale di questo gioco, fatemi compagnia, vi supplico. Non è un ordine, è una cortesia che vi chiedo, perché mi sentirò molto giù di morale e comincerò a piangere. È una cosa assicurata, però accadrà. E purtroppo non riesco a trovare una cura per questo problema. Ma è perché il finale è commovente. Non dico altro perché deve essere una sorpresa. Però fatemi compagnia ragazzi, perché sono sicuro, è sicuro che piangerò. Purtroppo ho pianto la prima volta, rigiocarmela adesso col periodo che stiamo, nel periodo in cui stiamo navigando, cioè è facile piangere, ecco. Ok, questa apre la mappa. Però Kunzel ancora non mi dà niente. Dovrebbe darmi qualcosa, perché lo so. O è lui o è lui. Proviamo a parlare con lui.
Il tempo stringe. Completa i tuoi preparativi in fretta. No, non è lui, è Kunzel. Devo parlare con Kunzel. È lui che mi darà le robe speciali. Però non so quante volte la devo fare sta cosa, perché non mi ricordo più. Non vorrei dire una scemenza. Vedremo fra poco. Un attimo di pazienza. Questa musica è così rilassante, poi... Tipo come l'ho fatto io a maggio. Eh sì. Riguardo il lavoro, potresti lavorare a casa occupandoti delle grafiche dei clienti. Eh sì, ma io non so che sia esperto. Preferisco occuparmi di riparazioni di PlayStation e di computer. Ad esempio, io questa settimana dovrei riparare un computer con la speranza di guadagnare qualcosa. Anche se non è nulla è confermato. Però comunque sì, cerco di guadagnare soldi come meglio posso. Infatti adesso non è che compro PlayStation e me le tengo. Compro e rivendo, cerco di investire. Ragazzi, così va l'economia. Così è un'altra maniera di guadagnare soldi. Io mi ricordo che mi dava qualcosa. Non so che cosa, però. Ah, forse era questo da fare. Sì, ragazzi, era questo da fare. Questo bisognava fare. Bisognava cercare sempre negli scompartimenti della Shinra. Facendo così ci dovrebbe dare un oggetto speciale. Purtroppo la memoria, ragazzi, alcune volte fa dei capricci o delle lacune. Sì, dai, fa la stessa cosa come fa mio fratello per le riparazioni PC. Eh sì, non so come guadagnare dei soldi, quindi cerco di farlo nella maniera più onesta e più tranquilla possibile. Sono convinto che ora ci darà qualcosa, ma lo sento. Lo sento. Dai, non voglio fare una figuraccia del cavolo. So che... Sì, lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. Allora, cos'è che ci ha dato? Non me lo ricordo più. Anello maledetto. Maledice chi lo indossa. Beh, vediamo un po' l'equipaggiamento. Accessori. HP più 10, quindi banda di bronzo e anello maledetto. Non so che serve, però lo montiamo, lo mettiamo e vediamo che succede. Ok. Dunque, adesso proviamo a fare un'altra missione. Se ce ne sono altre. Perché ce n'è sempre qualcun'altra. No, fate tutte. Perfetto, io direi di salvare e di procedere alla missione, alla spedizione in Wutai. Ottimo. Quindi andiamo di nuovo da Angel e comunichiamogli che siamo pronti per procedere. Dobbiamo partire per Wutai fra poco. Sei pronto? Sono pronto. I'll be joining you as well. I'm counting on you. Sir. By the way. No. What's your dream? To become first? Is it? Sì. No. Non solo. To become a hero. Povero Zack. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Thanks. I sogni irrealizzabili sono i migliori. Beh, effettivamente. Come dice Lara, esatto. Nope. Lo trolla pure. Sì, Lazard. Cioè, gli ha dato una bella batosta con questa sua frase. I sogni irrealizzabili sono sempre i più belli. Beh, effettivamente, pensandoci bene, mi piacerebbe diventare un astronauta. Beh, a chi è che non piacerebbe? È il sogno più bello in assoluto, o almeno mi piacerebbe incontrare la giuggiola della mia vita, ecco. Quello è un sogno che vorrei tanto fare, ecco. Ci sono tante... Mio Dio, che figuraccia! Forte Tamlin è poco più avanti. Però quello non è un sogno irrealizzabile, quello è un sogno che si realizzerà assolutamente. Dammi! Sì, non strizzare gli occhi, giuggiola, che mi fai rosire. Affrettiamoci, l'unità B è in attesa. Voi due, identificatevi. Ci penso io. Ok. Andiamoci sotto. Combat mode. Conflict resolved. Perfetto, io adoro questi suoni. Entering combat mode. Cioè, proprio fighissimo. Troppo figo. Bene, avanti il prossimo. Calmati, Zack. Impossibile. Il direttore sta osservando, vero? Devo fare una bella impressione. Zack, sai cosa sono le Acidden Mele? No, cosa sono? Incredibile. Come fai a non conoscere le Acidden Mele? Non diventerei mai un primo soldier, cioè un soldier di prima di questo passo. Ehi, aspetta! Cosa sono le Acidden Mele?
Sai quale gioco per PS2 che mi piacerebbe se tu lo porti? No, dimmi tu, Enzo, quale gioco PS2 dovrei portare? Comunque, nel frattempo leggo la posta. Perché, appunto, c'è sempre qualcosa che non leggo. Ecco, vedete? Shinobido. Lo conosco, bello. È un bel gioco, Enzo. Bello Shinobido, mi piacerebbe. Lo devo portare, anzi. Perché effettivamente Shinobido è un po' come Tenchu. Oddio, di nuovo. Perfetto. Ora, qui su Final Fantasy VII Crisis Core lo status viene chiamato maledizione, dovrebbe essere cursed. E la cosa cursed, cioè maledizione, non mi dovrebbe permettere di stimolare l'OMD, ovvero l'onda mentale digitale. Cosa serve l'onda mentale digitale? Serve per creare delle limit, cioè sviluppare le limit, oppure crescere di livello, oppure invocare. Se io sono in status maledizione, l'OMD non si attiva, quindi è come se non potessi effettuare le limiti. Te lo consiglio. Sì, no, ma lo conosco, un bel gioco. Merita. Ok, di nuovo. Tecnicamente per curare lo status maledizione mi servirebbe una panacea, oppure qualche oggetto tipo Esna. Perfetto. Andiamo avanti. La cosa bella è che è bello perché, essendo attivo rispetto agli altri Final Fantasy, proprio ti viene voglia di giocare. C'è un po' di hack and slash, ecco. Oh, ecco ragazzi, altra parte importante. So Angeal, what's the deal with dumb apples? Dumb apples. The official name is Benora White. The trees bear fruit at random times during the year. Because of that, the townspeople affectionately call. Ascoltate questa storia, è molto bella. The local farms had plenty of them to spare. Oh, really? So you stole them? We were poor, Zach. Nice excuse. But even then, I had my honor. The largest Benora White tree grew on a wealthy man's estate. Mm-mm. It was rumored that those apples tasted the best. But I never stole from that tree because the wealthy man's son was my friend. Ah ragazzi, comunque leggete i sottotitoli, li leggete bene? Honor can be quite a burden at times. And perfetto, ok. What exactly does this have to do with me? No story is not worth hearing. What? That's it? Tutte yeah, le thanks a lot. Tutte le storie meritano di essere ascoltate. Bell'insegnamento. Ok, dai. Qua abbiamo un punto di salvataggio. Adesso salviamo. Oh, posta. Vediamo un po'. Membri di Soldier, vi ringrazio per il vostro grande impegno giornaliero. Come ben sapete, un gran numero di nostri compagni ci ha abbandonato. All'interno della compagnia si sta diffondendo il timore che tutto questo porterà a un declino delle capacità di combattimento dei Soldier. Tuttavia, questa pressione è anche l'occasione perfetta per dimostrare quanto siamo indispensabili come gruppo di elite. Spero che sfrutterete questa occasione, con la quale porremo fine alla guerra con Wutai, per dare il meglio di voi stessi e dimostrare il vostro valore. Quindi diciamo che la Shinra non è messa proprio bene adesso. Io direi di salvare, perché adesso salverò dappertutto, ma lo sento. Però salvo, perché voglio evitare di fare figuraccia. Guardate, se non muoio neanche una volta in questo gioco, è un miracolo. Me lo auguro, però... sapete com'è? Non è proprio facile. The unit will set off an explosion. That's our cue. The diversion will allow us to infiltrate. Right. I'll set the bomb inside the fortress. You'll charge the front gate and... Uh-huh. And... Cioè, vedete quanto energico Zack. You got it. That's what I do best. Come on, B-Unit. Siamo passati da io non muoio mai a qui muoio di sicuro. Spero di non morire, però è probabile che io muoia, sì. È probabile. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? La spada potenza o la Buster Sword. Wear, tear, and rust. Esatto. And that's a real waste. You're serious, aren't you? Sempre yeah. Serio. I can be pretty cheap. Yeah, no kidding.
Ci siamo. Begin mission. Madonna mia, ci siamo. Comunque Gianluigi mi ha mossato la crema carbonara a 75 centesimi, manco il vetro del barattolo. Eh sì, io me l'ha spedita, ci sono rimasto male. Oh no, scherzo. Mi ha divertito, l'ho usata, ma non è una vera carbonara, credetemi. La carbonara va fatta non in barattolo, va fatta a casa. Quindi fate la carbonara a casa, non comprate i preparati, per favore. Non insultate il nostro onore italiano. Nessuno oltrepasserà a questo punto. Il nemico è da solo, annientatelo. Ci siamo. Ok, andiamoci sotto. Ok. No. Così, perfetto. Il fatto è che corrono questi soldati del Butai, eh? Sembrano dei topolini che corrono, che fuggono. Ok. No, vabbè, non c'era bisogno di prendere una pozione, ma comunque, vabbè. Mi è scappato. Vabbè, pazienza. Bene. Perfetto. Piano piano. Sono belli resistenti questi qua del Butai, Caspita, ma quanto ce ne sono? Ora ovviamente gli attacchi che vedrete saranno molto bassi, ma quando arriveremo a certi livelli potremmo anche superare il cosiddetto danni Apeiron. I danni Apeiron è quando si supera persino il 9999 HP di danno. Quindi è questione di tempo e diventeremo delle bestie, ecco. Ok. No, mi sa che il finale lì non ci arriva. Perfetto. Benissimo. Perfetto, benissimo. Alla grande, è stata una passeggiata. Quella carbonara a vedere dalla foto sembra una cioccolata bianca. Io l'ho assaggiata così senza pasta, è stata una cosa orribile. È acida da morire. Riccomi, scusate se mi sono allontanato, ma non ti preoccupare, Francis, te l'ho detto, stai tranquillo, non ti fare problemi. Il nemico attacca! E dei soldier! Non lasciatelo passare! Ok. Fatevi sotto, stronzi. Una vera schifezza, assolutamente sì. Non userò mai più sughi preparati, soprattutto se vengono dall'Inghilterra. Però ammetto che la marmellata di cipolle è spettacolare, sono troppo bravi. Sei riuscito a entrare nella fortezza? È stata una passeggiata. Avrei potuto farlo bendato. Non abbassare la guardia. Pare che Butai abbia dei grossi mostri per combattere contro i soldier. Dovrebbero essere qui da qualche parte, dentro Forte Tamblin. Se lo elimino, penso che mi promuoveranno a prima classe. Dipende dalla qualità del tuo lavoro. Il tuo compito principale è attirare l'attenzione delle truppe di Butai. Fallo e il direttore ti darà una buona valutazione. Che succede? Come mai non riesco più a leggere? Oh, non c'è problema. Vedrai. Perfetto. Assalto a Forte Tamblin. Sconfiggi più nemici possibili prima di raggiungere l'area centrale per fare una buona impressione sul direttore Lazard. Ok. Quindi dobbiamo eliminare più forze possibili. Oddio, che è successo? Ah, se premo il tasto L2 automaticamente mi mette sul menu. Ah, interessante sta cosa. Perfetto. Scusate, eh? Ok, andiamo, proseguiamo. Francesco Bax che ti ha ostato. Ragazzi, non li vedo. Grazie infinite se me lo dite, perché non me ne accorgo proprio. Grazie Franci dell'hosting. Grazie davvero, caro. Se eliminiamo tutti forse è meglio, secondo me. Piano piano ci riusciamo. Ok, bene. Vediamo che c'è qui in questa cassa. Una soma. La soma praticamente è la, penso, la panacea. Anzi no, la soma è, scusatemi tanto, un oggetto che ripristina i punti abilità. I punti abilità sono ad esempio lo scatto oppure certi tipi di azioni. Tipo se io faccio uno scatto premendo il tasto quadrato, consumo della soma. Ok, andiamo qua. Qua non c'è nulla. Ok. Andiamo qui. La somma di 2 più 2. Lo sapevo che scappava una battuta del genere.
Chissà com'era tradotto nella versione inglese. Sono curioso. Però quanto sarebbe figo tradurre un Final Fantasy. Mi piacerebbe tradurne uno, però non so che Final Fantasy tradurre, visto che il 7 è stato tradotto. Quindi niente, non potrò mai tradurre un Final Fantasy. Già, anzi, mi basta di aver tradotto Ace Combat e mi fermo. Comunque ragazzi, voi avete giocato mai Final Fantasy 7 Crisis Core? E quali sono le vostre opinioni? Ma soprattutto, vi sta piacendo la live? Vi state divertendo? Almeno, vi state rilassando? Io spero questo almeno. Aprite il fuoco! Ok, ma come procediamo adesso? Ah ok, dobbiamo seguirli. Fessino 27 ha ostato, è sempre Franci, sempre Franci. Franci, sono sicuro che vi farai tre host. Quindi perdonami se non guardo gli hosting, però appunto non sento l'alert box. Io mi sto rilassando. Oh, Giugiola. Questo mi fa tanto tanto piacere. Tantissimissimo piacere. Mua. Ne approfitto sempre per darti i bacini, quindi. Allora, quindi adesso quante truppe abbiamo eliminato? Forse un 4-5? 4-5 gruppi? Può essere? Vediamo un po'. Perfetto. No! Ben... sì, 5 gruppi. Andiamo da questa parte. Attacca se hai il coraggio, freccia di soldier. Cadrai per mano nostra. Tanto tu la chiami amore come affetto. Eh sì, però... diciamo che... penso gli ti dia fastidio. Cioè, gli dia fastidio. Eh? Dove è finito? Brutto scocciatore. Ma brutto scocciatore è bruttissimo. Franci spacca T2027 ti ha ostato. Sì, è sempre lui, Vincenzo, te l'ho detto. Grazie, Franci, degli hosting, davvero. Grazie davvero dell'hosting, caro. Perfetto. In pubblico? Eh sì, no, in pubblico no. Giugiola va bene, però... Sono Lazard. Sembra che le truppe nemiche si nascondano ovunque. Questa fortezza è un obiettivo ben difeso. Pare proprio di sì. Sono stato appena attaccato mentre giravo un muro girevole. Potrebbero esserci altre trappole simili vicino agli altri muri. Procedi con cautela. Forze nemiche avvistate vicino ai muri girevoli. Tolgo il cursore del mouse. Quindi andiamo a controllare qui. Ah, non si può. Ok. Proviamo ad andare avanti. Pozione, ottimo. Un altro cofanetto. Non c'è niente dentro. Maledetti stronzi, una trappola. Comunque oggi ho guadagnato altri 2 follower. Hai visto, Franci? Mi fa piacere, caro. Piano piano si cresce. Piano piano si cresce e si sviluppa un canale Twitch o un canale di streaming. Ci vuole sempre tanta pazienza, tenacia, ma soprattutto, ricordati sempre, ti devi divertire. Ti devi divertire tu. Se non ti diverti tu, non si divertono gli altri. Credimi, funziona sempre. Adesso sono 33 follower. Fantastico, anzi ti faccio uno shootout. Ragazzi, visitate il canale di Franci, che stream anche lui, e ve lo consiglio caldamente. Aiutiamolo a farlo crescere. Ok. Ho l'energia bassa, però penso di potercela fare. Grazie, Giugiola. Mua. Allora, fatemi prendere una pozione. Una, non due. Minchia, oh, ma ora ho visto ora che hai aggiustato 4 play in live. Ma porca troia, ma quanto sempre quando non ci sono. Franzi, che ci vuoi fa? Che ci vuoi fa? La sfortuna. Ciao, caro, come stai? Cioè, sono stato abbastanza fortunato perché sistemarne 4 in così poco tempo, o almeno controllarli in così poco tempo, cioè, mica facile. Per niente. È stato piuttosto difficile, devo dire. Come stai, Franzi? Come stai, bello? Ok, andiamo qua. Si può? No. Eccolo! Ok, fatevi sotto, brutti stronzi! Piano piano. Dai. Perfetto. C'è che musiche pazzesche. Male come sempre. Oggi sono riuscito a vedermi addirittura 10 minuti della live di Saki prima di collassare sul divano. Ma Franzi, fregatene. Se hai sonno dormi. Non c'è niente di sbagliato nel dormire. Ovviamente mi riferisco a dormire in generale, spossatezza in generale.
Non c'è niente di sbagliato. Se hai bisogno di dormire, dormi. Fare sti problemi. Io ho bisogno di andare ad un ortopedico perché mi fa male il culo, a furia di stare in questa sedia. Quindi per farti capire. E 3 per 1, ottimo. Un altro muro girevole. Avanti, fatevi sotto, stronzi. Oh, ma l'hai visto che Giacobbe è in Puglia oggi? Minchia, è il mio acerrimo nemico. Che deve stare lontano da Loretta perché mi incazzo. Anche se so che Loretta vorrebbe tanto un autografo. Ti piacerebbe avere un autografo da Giacobbe, Giugiola? Ti piacerebbe? No, mo che non me lo vedo Freedom, devo recuperare. Ma allora, Giugiola, qualche giorno ci vediamo Freedom. Qualche giorno, tipo, sai, spaparanzati sul divano. Cosa figa. Ok, qua non c'è altro. Ma non è nemmeno sonno, è che sono un paio di settimane che dormo poco. Ho cambiato cuscino. Eh sì, la postura e il cuscino pure fa tanto. Dammi, posso picchiare Giacobbo? No, perché Giugiola ci rimarrebbe male. E io comunque provo stima per Giacobbo nonostante sia un cazzaro. Mi raccomando Omar, stai attento Omar. Vieni qui Omar, ti sei fatto male Omar. Ehi, guarda qua Omar. Inquadra qua Omar, cioè Omar everywhere proprio. Andiamo qui. Ok, questa è la strada giusta, benissimo. Dobbiamo resistere. Caricate, puntate, fuoco. Questo è il capolinea, soldier. I rinforzi stanno arrivando. Non te la caverai. È che lo trovo simpatico e un po' puccioso. Beh, effettivamente è un po' puccioso. Sembra gentile come persona. Che fare? Carica? Cercherò un'altra strada. No, carica. Io gli spacco il culo a questo stronzo. Ma Giacobbo sarebbe Roberto. Esatto, Roberto Giacobbo. Sergente, vieni da questa parte. Non esitate, attaccate. Ah, maledizione. Mo' di sfonno stronzo che ti hanno lasciato soli. Perfetto. Lunga vita Wutai. Madonna mia, questi si sacrificano per la propria patria, si vede. A me sembra un credulone ingenuo. Ma mi pare aveva fatto qualche servizio sugli alieni, mi pare. Cioè io non ci credo, ragazzi. Credo magari in qualche altra forma di vita, ma gli alieni, cioè, mi sembra un po' una stronzata. Gli alieni, esatto. Gli alieni ci rapiranno, ci vogliono uccidere. Oh mio Dio, gli alieni. Che poi chi è che gli ha detto che devono essere verdi con gli occhi giganti? Cioè chi è che li ha visti mai così? Pare che tu ti stia comportando bene, Zack. Le forze nemiche dentro Forte Tamlin sono state praticamente dimezzate. Sono rimaste ancora alcune unità. Ma puoi raggiungere l'area centrale se vuoi. No, procedo, procedo. Ricevuto. Procedi all'interno della fortezza. Ma fai attenzione. Il nemico è indebolito ma non ancora sconfitto. L'assalto a Forte Tamlin è completo. Ottimo. Minchia, però che musica, ragazzi, sto gioco. Cioè, se amate il rock, Final Fantasy VII Crisis Core, veramente, si sbova forte. Fortissimo. Il più credulone rimane Bossari. Ogni posto in cui veniva portato si cagava addosso. Madonna mia. Cioè, Franzi, tu ti devi vedere un giorno. Ti devi vedere un giorno. Il video di Bossari. Come si chiama? Enrico Ruggeri, non mi ricordo. Dove praticamente parlano di Assassin's Creed e del fatto che si possa navigare indietro nel tempo con una trans. Cioè, con l'effetto trans, ecco. Te lo devi vedere quella puntata perché fa troppo ridere. Ah, quella deve essere l'area centrale. Ci andiamo subito. Prima però controlliamo qui. Vediamo cosa c'è. Mostri. Ecco cosa ci sono. Mostri. Fa abbastanza male. Perfetto. Ma non c'è niente. No, anzi, i nemici ci sono sempre. E secondo te non l'ho visto, l'avevo guardato in diretta. Figurati se non vedevo trasciate così. Mica. No, io se avessi visto una cazzata del genere non avrei più toccato Mediaset. Anche se ultimamente me ne vergogno tanto, ma guardo Mediaset Extra solo per vedere il Grande Fratello. Perché il Grande Fratello in diretta è molto ASMR. Cioè tu vedi loro che mangiano, sparano cazzate, fanno minchiate e diverte un pochino. Ok, cambiamo l'equipaggiamento perché adesso ci ha dato l'orecchino. Magia più 5, male non fa. Però qualcosa per curare l'effetto maledizione.
Servirebbe un elisir, però non lo spreco un elisir così. Non lo spreco proprio. Oh, posta. E se Damiano fosse partecipato a Grande Fratello, certo, come fenomeno da baraccone, probabilmente. Situazione con Vutai. Abbiamo ricevuto rapporti dai reparti di sicurezza e dai soldier sullo stato della guerra con Vutai. Le trattative con Vutai per risolvere la lunga disputa sull'estrazione di mago nella regione proseguono da anni. Tuttavia, il rifiuto di collaborare dalla parte di Vutai è a causa di crescenti tensioni. Con l'obiettivo di sbloccare la situazione, abbiamo deciso di riprendere l'azione militare. Una forza speciale di attacco di piccole dimensioni è stata mobilitata con l'obiettivo di contenere il più possibile le dimensioni delle operazioni. Troppo impostate, mi piacciono le discussioni veraci. Eh no, infatti, guarda che loro pure discutono di cose molto, molto particolari. Cioè, ci sono anche discussioni abbastanza accese al Grande Fratello, solo che mi rilassa perché tu li senti loro che mangiano. C'è il classico tizio, che ne so, che parla della sua ragazza, oppure la tizia che si fa, che ne so, i capelli. Poi vedi un altro tizio che magari va in depressione e si mangia i crackers con la Nutella e mascarpone. Insomma, cos'è un po' trash, ecco. Gran pozione, ottimo. E fanno l'amore. Non so se è possibile fare, avere rapporti durante, cioè all'interno del Grande Fratello, ma credo di sì, perché ho letto di questa cosa e penso sia possibile. Comunque, salviamo. È giusto salvare. Ok, cortile, bene. Oh, un'ora già è volata. Questo gioco vola subito il tempo. Uno, evita l'addestramento inutile. Anzi, dovrei fare la voce pucciosa. 1. Evita l'addestramento inutile. 2. Proteggi Vutai a tutti i costi. 3. I brutti tizi di soldier della Shinra devono essere puniti. Chi sarà mai, mi chiedo? Oh, piccolina Yuffie. Chi sei? Signora, i limoni, signora! Sono la più grande guerriera del Vutai. Dovrai battermi se vuoi proseguire. Ma è piccola qua, Yuffie, che piccolissima. Una ragazzina. Non dovresti giocare qui, è pericoloso. Torna a casa dai tuoi genitori. Sarai tu a tornare a casa. Se insisti a voler proseguire, ti ritroverai a dover combattere. No, Kribi, e ora che faccio? Wap! Pum! Bam! Prendi questo, cattivone! Ah, no! Mi arrendo! Ecco, così impari a metterti contro di me. Ho riportato ancora una volta la pace a Vutai. Che carina, Yuffie! Piccolina. E Zack ci sta, cioè che cucciolone che... Mamma mia! Certo che ne ha di energia, Beh, direi che è ora di rimettersi al lavoro. L'unica cosa in cui mi pento è di non essere riuscito... Aspetta, no, voglio leggere il commento di Franzi, perché secondo me è una cosa di cui vale la pena leggere. L'unica cosa in cui mi pento è di non essere riuscito a portare nessuno ad intervistare il santone esorcista reincarnazione di Gesù, Arti, sta che viveva nel paese accanto al mio, quante perle ci ha regalato, fortunatamente rimangono alcune testimonianze video che ci ricordano l'epicità del personaggio. Oh, madonna mia. Oh, madonna. Ma chi è un fenomeno da baraccone? Fenomeno da baraccone, non c'è altra spiegazione. Un fenomeno da baraccone. Dovresti seriamente. Dovresti doppiare SpongeBob con la voce pucciosa. Magari io fossi bravo. Come Claudio Moneta. Claudio Moneta è bravo a doppiare, ad esempio. Molto bravo. Ecco, questo è il nostro vero boss. Il nostro primo boss. Quello serio. Ci siamo. Stanza molto tranquilla. Però qualcosa accadrà. Lo so. Ma cosa? Eccolo qui. Anzi, eccoli qui, perché sono due. Claudio Moneta che doppia Claudio Moneta finirà così. Claudio Moneta che doppia Claudio Moneta in una moneta di Claudio Moneta che fa Claudio Moneta. Immagino che voi siate i mostri anti-soldier di cui ho sentito parlare. Ok, fatevi sotto, stronzi. Ma c'è, ragazzi, ma che musica pazzesca. Oh, merda. Madonna, mi devo curare. Oh,
Cioè, ragazzi, Giugiola, tu chiami la musica rock. Questa è la musica che tu gradisci sicuro. Sicuro che la gradisci. Cioè, ha delle musiche spettacolari sto gioco. Claudio Moneta parla di Pio del doppiaggio. Minchia, sì. Cioè, Claudio Moneta ormai è doppiato da per qualsiasi cosa. Non è male. Appena posso, Giugiola, ti faccio sentire tutte le canzoni di Crisis Core. Quelle più belle, ecco. Ci sono quasi. Sto sconfiggendo. Fatto. Fatto. Anzi, pensavo che sarei morto, e invece niente. Ah, oh, eccomi tornato, ero sotto la doccia. Ah, buona doccia, Franci. Seconda classe, Soldier Zack. Ancora una volta vittorioso. Bel lavoro. Ora vattene da lì in fretta. Mancano solo 5 minuti all'esplosione. Ricevuto. Director Lazard, are you watching? Secondo voi diventeremo soldier di prima classe dopo questa missione? Non credo. Scioglilingua per danno. Sotto il palazzo c'è un cane pazzo. Date un pezzo di pane a questo pazzo cane. Tardi lo rifacciamo, per adesso no. Troppo complicato, sì. Sfortunatamente non ho visto Yuffie bambina. Lo so, Franci. Lo so. Però è pucciosissimo. Cioè, guarda come si vanta, Zack. Aia. Aia, 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 aia. Mi sa che oggi muori. O forse no, o forse sì, o forse no, o forse sì. Povero Zack. Minchia, se si è fatto male. Anzi, l'ha ucciso praticamente con una sola spadata. One more you owe me. Il nostro Angel. Yeah. Oh, sorry if your sword got any wear, tear, or rust on it. You're a little more important than my sword. But just a little. Minchia. Che musetto che aveva il mostro. Sì. Bel mostriciattolo. Cioè, però seriamente, cioè, guardate quanto cazzo è fatto bene sto gioco. Per PSP, che aveva una potenza limitata rispetto alla PlayStation 2, però... Minchia, si è fatto bene, cazzo. È fatto troppo bene sto gioco. Scusate per l'attesa. Non sono abituato a essere sul campo. Quando Square Enix sapeva fare i giochi, ora si è scordata. Cioè, dovrebbe fare un ripasso la Square Enix. Dovrebbe andare a scuola. Oggi facciamo un ripasso su come fare i giochi fatti bene. Square Enix, l'ultima volta hai preso 2 nel compito di giochi fatti bene nella verifica. In castigo, punizione, ti licenziamo. Anzi, te ne vai a fare in culo, forse è meglio. Scusate per l'attesa, non sono abituato a essere sul campo. Non doveva venire per forza. Questa operazione porrà fine alla guerra. Voglio assicurarmi che tutto vada per il meglio. Seconda classe, Soldier Zack. Signore, ti sei comportato egregiamente a Forte Tamlin. L'ho visto con i miei occhi. La mia valutazione è... Hai supportato bene Angel distogliendo l'attenzione del nemico. Il minimo che mi aspetto da un secondo. Preparati per il tuo prossimo incarico. Ma stai usando l'emulatore PPSSPP? Esatto. È l'unico compatibile, Simo. Ci sarebbe il JPSP, ma non funziona bene. Questo è perfetto. Questo funziona molto bene. Infatti è come se stessi giocando su macchina reale. Zack, sai che differenza c'è tra, tra la prima e la seconda classe? Non saprei. Un prima classe soldier non si tira mai indietro quando il dovere chiama. E dà sempre il massimo. Ricordalo. Veste antiproiettile. Ottimo, questa la indossiamo subito. Ora muoviamoci. Sephiroth sta aspettando. Sephiroth, l'eroe dei soldier. Evviva, incontrerò un vero eroe. Madonna, che carino, Zack. Oh merda, e questi chi sono? Non mi sembrano soldati del Wutai. Le emozioni intense hanno influenzato l'OMD. Ok, fatevi sotto. Meglio usare fire. Potente. E non solo.
Non ha bisogno di una mira così precisa. Face. Dai, prima limit, dai, la voglio una limit. Yes! Octa Slash. Blizzard di livello 2, bene. Prove your honor to me. Ah, non è Octa Slash, tumulto, giusto? Madonna, che limit pazzesca. Cioè, guardate che i danni, mazzonda. Che danni. Sembra fatto con l'engine di The Sims 2, ma no, dai. Non è vero. Se ti riferisci a Crazy Score è fatto bene. È fatto bene il gioco. Oh, aspetta, a meno che non state parlando di qualcos'altro, io lo dico sempre in anticipo perché è facile che io mi confonda. Zack, datti una mossa. Porta il direttore al sicuro. E poi contatta Sephiroth. Non ce n'è bisogno. Zacca, basta e avanza. Ora andate. Mi segua, direttore. Zacca, muovete. Infatti, non si muove alcune volte. Grazie al cielo sta bene, direttore Lazard. Sto parlando della grafica. Ah, ok, vabbè, ma parliamo di un gioco del 2006-2007. Cioè, per me questi erano capolavori. Poi se guardi bene le espressioni facciali dei giochi, cioè almeno di Crazy Score, è veramente fatto molto molto bene. Infatti è realistico, molto realistico rispetto a giochi che sono usciti tuttora. Sono al sicuro ora, Zack. Vai ad aiutare Angeal. D'accordo, d'accordo. Salviamo. Perfetto. Sto arrivando, Angeal. Minchia, sento puzza di boss. Tu pensa se uno dovesse correre con uno spadone sguainato sulla schiena come in Final Fantasy? Minchia, tutti con i polpacci a fette venivamo. Ma poi come tiene? Ci dovrebbe essere una specie di magnete. Invece tiene, non c'è una corda, non c'è nulla. Niente, tiene, basta. Molto più realistico di Uncharted. Se guardi le espressioni facciali è molto realistico, devo dire. Non hai messo il giubbotto? Sì, non ho messo la veste antiproiettile. Vabbè, pazienza. Ifrit, ok. Bene. Mettiamoci sotto. Blizzard è super efficace in quanto è un mostro di tipo fuoco. Infatti. Guardate i danni, mazzonna. Lo infile tra le natiche stringe, certo. Contattate Sephiroth, sì certo, che nel frattempo stai stirpando Genova e non gliene frega un cazzo. Ancora non lo conosce Genova. Siamo saliti di livello, ottimo. Octa colpo, eccolo qua, Octa Slash. I feel it! Madonna di danni, yes. Forse l'ho sconfitto, forse. Quasi. Un'altra volta, limit. Ma prendo un etere perché sono senza MP. Ok, di nuovo limit. Dai. Ce l'ho fatta. Ok. Benissimo. Multifendente. Here we go. Go. Sconfitto. Madonna, sono stato veloce, ragazzi. Veloce, cazzo. Multifetente. Madonna di danni 90. Sì. Vabbè, ragazzi, Blizzard passa la paura. Bisogna pensare al contrasto degli elementi. Cioè, fuoco, ghiaccio. Oppure, che ne so, fulmine, macchine. È facile. Sembra tanto la caverna di fuoco all'inizio di Final Fantasy VIII. Beh, effettivamente è sempre un riferimento a Final Fantasy VIII, pensandoci bene, perché Ifrit sta nelle caverne in quanto un mostro di tipo fuoco. Holy moly. Eccolo qua, il nostro Stendilo. Mazzonna che buono. Mazzonna che buono. The missing soldier first class? They're identical. Sembrano copie. A Genesis copy. Infatti. Copy? A human copy? Where's Angeal?
I thought he was fighting around here. So he's gone too. Questo è Gackt, un cantante giapponese, lo conosco. Wait, perché mean? Ha fatto un gioco, Busingai. And Gio has betrayed us as nah, well. Non può essere. No way. I know what kind of guy Angel is, and he'd never do that. Quindi Angel ci ha traditi. Ma quindi se Cloud e Sephiroth ottengono tutti e due i soldi, perché si combattono? Franci, non te lo posso dire, spoiler. È uno spoiler. È uno spoiler, non te lo posso dire. Io amavo sia Gackt che Bujingai e ce l'ho. Io Bujingai un giorno me lo gioco, lo devo comprare perché non costa un cazzo. Hanno fatto una fotocopia fax ed Angel. Minchia. Hai fatto anche un po' di spoiler, sì, nel senso che hai detto un dettaglio un po' vero. Però comunque sì, praticamente abbiamo visto le copie di Angel nel Wutai, il soldato che appunto era scomparso. Ed Angel è magicamente scomparso, secondo Sephiroth ci ha traditi. Vedremo più in là cosa accadrà. Per PS2 che bel gioco, i tempi che ci passavo, madonna, io lo devo giocare Bujingai perché è fatto bene, un hack and slash alla Devil May Cry fantastico. Poi ho visto l'attore, il cantante Gackt e ho detto no vabbè, questo è un gioco che devo avere assolutamente. Io sono così, Saki, quando c'è un gioco che merita e che ha qualità, lo compro originale, non ci posso fare niente, lo devo avere. Ma Bujingai è una cazzo di mina, porca puttana, è bellissimo Bujingai, graficamente è qualcosa di assurdo, poi c'ha delle mosse pazzesche. Io l'ho comprato quando uscì anni fa per PlayStation 2. Io, ragazzi, purtroppo vedevo la copertina di Bujingai, però non l'ho mai giocato. Ero una fan sfegatata di Gackt e lo comprai per quello. Allora l'acquisto era sensato. Ma le quelli stronzi bastardi di Square lo potevano fare anche su PS2. Beh, considera che secondo me la Sony ha contattato la Square e gli ha detto: sentitemi, dovete fare un'esclusiva che mi porti a vendere la PSP. Infatti, Crisis Core non è uscito da nessun'altra console, infatti è una vera esclusiva PSP. Spero tanto in una remaster, ci spero, anche per recuperare o per poterlo giocare. Però al momento rimane gioco solo giocabile su PSP o su PS Vita. Comunque, andiamo noi con la storia. Cribbio, chi è Angel? Per quanto ancora batterà così la fiacca? È già un mese. E anche Sephiroth ha sbagliato tutto. Mettere Angel alla stregua di Genesis. Genesis è un disertore che ha portato con sé un gruppo di seconda e terza classe. Ha usato le sue copie per attaccarci. E Angel non perdonerebbe mai una cosa del genere. Nessuno teneva il proprio onore di Soldier più di lui. È tutto così complicato oggigiorno. Angel, torna con noi, ti prego. Io devo fare un po' la voce da Torono, ma no, non è che sono bravo a fare l'attore. Telefono. Soldier second class, Zack? Yes. That would be me. Who is this? Director Lazard wants to see you. Go to the briefing room. Hey, wait. Già proprio diretto. Vai lì, vai là. Me ne frega un cazzo. Vai lì, vai là. Basta. Vediamo chi è che ci ha contattati e vediamo perché Lazar ci vuole nell'ufficio del direttore. He hasn't contacted his family either. Che doppiatore, Damiano. Magari. So what's this about? A new assignment. No, in carico. I want you to go to the hometown of our missing soldier first class Genesis. Huh? Okay. According to the parents, they've had no contact with Genesis whatsoever. But they can't be trusted. Why? They're his family. Ah, ecco, vedi. Sì. La famiglia. I had already dispatched some staff. E però devo dire che Zack ha degli occhi così azzurri, fa paura. He will go with you. Chi verrà con me? Zang! Son of the Turks. Eccolo qua. This job is looking really gloomy. Sapete chi sono i Turks? Anzi, i Turks. I Turks sono tipo una specie, una squadra di elite della Shinra e si occupa di tante cose: omicidi, rapimenti, missioni in incognita, spie. È un gruppo militare segreto della Shinra. Zang è stato aggiunto all'OMD. Bene. Oh, scusami. Aspetta, leggo il commento di Vincenzo. Ricordo alcuni titoli per PlayStation 2 da ricordare come Legend of Kay, Jack and Dexter, Kingdom Hearts, per PS1, Legend of Legai, Mega Man X5, Spider-Man. Bei giochi. Dammi il giubbotto, sì, ora mi metto la veste antiproiettile. Oh, scusami. Vediamo un po'. Chi sarà? Pronto? Sì, sono Cancel. Hai letto la mia email?
Non ancora, la leggerò più tardi. Sarei in riunione, sai. Ah, capisco. Ehi, possiamo parlare quando hai finito? Beh, se è questione di pochi minuti, non ho molto tempo. Sì, sì, sarò breve. Ti aspetto fuori dalla sala riunioni. Ok, andiamo da Kunzel. E leggiamo prima la sua email, vediamo che cosa vuole. Posta. Cosa penso di Angeal? Leggiamo un po'. Sembra che tutti i prima classe soldier siano un po' strani. Ma penso che Angeal sia uno con la testa sulle spalle. Diciamoci la verità. Genesis non ha mai gradito l'attività di gruppo, quindi Angeal è di fatto il leader spirituale di Soldier. Anch'io lo rispetto molto, e ti invidio perché lavori così spesso con lui. Comunque, anche Rocco S. è positivo al Covid. Chissà perché. Si sarà infettato al lavoro. Purtroppo, col lavoro che fa, può capitare. Bastardi Turks, non toccatemi a Aeris. Esatto, Simo. E non mi dite che i Turks sono brave persone perché sono delle merde. Sì, se avete giocato Final Fantasy VII sapete di che cosa parlo. Oh, vediamo se ci sono cose per me. Thunder per uno, abbiamo una materia. Bene, intanto indossiamo la veste antiproiettile. Dovrebbe aumentare la difesa a più 30, ma ridurre la magia a meno 5. Va bene, uguale. Ok, ci sono missioni da fare? Vediamo un po', facciamo un po' di missioni, così ci potenziamo. Vediamo la materia. Allora, io innanzitutto ordino la materia. E poi, come materia c'ho Fire, Blizzard, Energia. Metterei quasi quasi Thunder, però vedo che c'è bonus HP, che mi fa aumentare gli HP di 66, quindi mica poca roba. Allora facciamo una cosa, devo ancora sbloccare altri due slot, quindi facciamo una cosa. Quasi quasi, tornato d'assalto non lo mettiamo perché non mi serve, praticamente serve per attaccare più nemici contemporaneamente. Metterei Thunder, e poi appena possibile mi metto bonus HP che mi servirà. Ora, vediamo di fare qualche missione così ci potenziamo. Missioni. Madonna mia, quante missioni. La fine della guerra con Wutai. Insegui i partigiani. Ok, facciamo questa missione. Non leggo la descrizione della missione perché, vabbè, non ha molto senso. Quanto il nostro compito è quello di terminare la missione, ottenere oggetti o salire di livello. Na 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 na. Extra pozione, ottimo. Na 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 na. Un consiglio che vi do: se giocate a Crisis Core, fate le missioni. Quando vedete un nemico scoperto, perché di solito ci sono i combattimenti randomici sul gioco, quando vedete un nemico scoperto così, quello è il boss da sconfiggere. Sconfitto quello, la missione termina e voi la vincete. Quindi affrontiamolo e cerchiamo di guadagnare qualcosa di buono se riusciamo. Dai. Bene. Perfetto, missione conclusa. Elisir, ottimo. Mi piace la patata perché ho fame. Ora ovviamente non è che faccio tutte le missioni adesso, perché sennò il gioco non termina più. Facciamo un paio di missioni, 3-4 missioni, vediamo un po'. Laboratorio di Ojo, mostri i campioni livello 1. Facciamolo. Ah, questo è difficile. Quando sono difficili ci sono più robe, più robe, più ricompense. Ifrit. Ok, di nuovo. Usiamo la stessa tattica. Facciamo così, non ci saranno problemi. Se riesco. Madonna, mi sta facendo male. Madonna, se mi sta facendo male. Dai, così. No, fiamme invernali. Infernali. Questa è una specie di attacco speciale di Ifrit. Fa piuttosto male. Se non avete molti HP, vi può uccidere. Però fortunatamente nelle missioni, se si muore, si ritorna al menu principale. Non è proprio game over. Cioè, guardate che sequenza epica, ecco. Mi è da un casino di tempo che non giocavo Crisis Core. Madonna mia, che bello. Che bella scelta, ve l'ho portato nel canale. Sono contentissimo.
L'esil rocchetta, sì, più o meno. Oh, ma sapete che non ho mai bevuto l'acqua rocchetta in vita mia? Oddio. Madonna, ci è mancato poco. Ah, ovviamente non usate nei mostri elementi che, insomma, lo raffigurano. Cioè, se un nemico di tipo fuoco, se usate la magia fuoco, lo curate, ovviamente. Dai, hai visto gli artwork di Final Fantasy XVI? Sì, ho visto. Yoshi Takamano ha fatto un ottimo lavoro. Però, ragazzi, il gioco ancora mi dice troppo poco. Troppo poco. Il tuo piccolo sta già in tè e non l'acqua. Sì, sapevo che c'era il tè rocchetta. Io invece mai bevuta l'acqua così com'è, perché non mi piace. Comunque, sconfitto. Ottimo. Fire, perfetto, abbiamo una materia. Facciamone un'altra e poi proseguiamo con la storia, che ancora c'è mezz'ora. Zack, il cacciatore di materia. Per iniziare, rivincita con Ifrit. Ma l'ho sconfitto un attimo fa. Ma vabbè, sconfiggiamolo di nuovo. Fa niente, fa niente. Mi piacciono le sfide, specialmente quando so quelle, quando so che posso vincerle. Allora, dandomi curo. Aia. Dandomi curo, poi prendo un etere, perché ho pochi MP. E poi faccio Blizzard a scoppio. Così. Vai. Di nuovo. Però questa volta la salto la sequenza, perché sennò è un casino. Sennò non finiamo più. Energia. Bene. Così. Sconfitto. Di nuovo. Ifrit, non ci sta niente da fare. Di spacugul. C'è proprio poco da fare. Materia Ifrit. Ok, adesso la possiamo usare. Tecnicamente. Cioè, è una materia, se non sbaglio, non equipaggiabile. Però sì, adesso possiamo invocare Ifrit, se l'OMD arriva nell'area evocazioni. Vediamo un po' materia. No, infatti non si può indossare, però appunto appartiene adesso all'OMD. Vediamo l'OMD. Allora, Safe Rate 10%, Angel 10%. Allora, io mi farei quasi quasi un'altra missioncina e poi salvo. E poi andiamo avanti, perché ancora c'è mezz'ora, quindi. Missioni. A caccia di oggetti preziosi. Facciamo questa. Dai. Mi sto divertendo un casino, ragazzi. Mi sto divertendo un casino e spero vi stiate divertendo anche voi, perché è da parecchio che non giocavo a un Final Fantasy divertente e ben fatto. Comunque, dammi, quando sono entrato con Fesino ero felice perché è partita la pubblicità. Grazie, Franci, so cosa vuoi dire. Effettivamente la pubblicità pure mi deve dei soldi. Quindi effettivamente è una bella cosa. Sono soldi che poi terrò, o almeno soldi che userò appunto per la crescita del canale. Allora, prendiamo un etere. Dovrei comprare un po' di oggetti quasi quasi, ma comunque va bene uguale. Andiamo qua. Sì, come sempre, grazie Enzo. Anche perché, ripeto, non sapete quanti colpi di scena ci saranno a questo gioco. Solo vi chiedo, ripeto, quando arriveremo alla fine fatemi compagnia, perché mi sentirò veramente una merda. Molto male mi sentirò. L'occhio volante, ottimo. Piano. Mi raccomando, con lo sguardo veleno, perché se ci acchiappa lo status veleno poi ci dovremmo curare. Strano che non abbia Esna o qualcosa che mi curi, tipo una panacea, un antidoto, che non so, una cornucopia. Mica muoiono gli occhi volanti, sono belli resistenti. Na 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 na. Ok, missione conclusa. Coda di Fenice. Vabbè, la coda di Fenice è un oggetto che ripristina lo status KO. Elimina lo status KO. Non morte. Perché qualcuno potrebbe dire, ma perché non usare una coda di Fenice per Aeris?
non si può usare la coda di Fenice per Aeris. La Aeris è proprio morta, stramuert. Mentre lo status KO è quando tipo vieni sconfitto in combattimento. Zack il cacciatore delle materie di brufoli. Ma perché? Ma perché, poverino? Ma non è possibile fare un sonnellino? Ci starebbe, giusto per ripristinare i miei parametri, perché mi manca qualcosa. Mi pare che se la coda di Fenice, ecco, la uso adesso, mi dà l'abilità risveglio. Cioè, che significa risveglio? Che io muoio e automaticamente vengo resuscitato. E questo è abbastanza ovvio, perché non abbiamo altri elementi del party, in quanto su Final Fantasy VII, se uno moriva, si lanciava una coda di Fenice e automaticamente si resuscitava. Qui invece le code di Fenice vanno equipaggiate prima, altrimenti si muore e niente, nessuno vi resuscita. Non puoi fare sonnellino durante la diretta, è regolamento di Twitch. No, sonnellino per Zack, capito? Cioè, c'è lo status riposa, la modalità riposa, e quindi automaticamente HP, MP ed AP si ripristinano. Comunque, vabbè, lasciamo perdere, andiamo con Sang. Pronto a partire per il tuo incarico? Io vorrei sapere solo se posso riposare, oppure vabbè, chi se ne frega. Io sono pro, ce la devo fare. Sono pronto. Molto bene, allora. Andiamo a casa di Angeal, perché appunto dobbiamo capire che cosa è successo. Ready to go? A routine job, right? No sweat. I wonder. Originally, Sephiroth was assigned to this mission. That means it's a top priority matter. Be alert, or you'll fail. And Sephiroth? Refusing to go, apparently. Chissà perché. What is that? They spoil him too much. Why don't you say that to his face? No thanks. Cioè, voglio dire che lo vizi a Sephiroth, mica ti spacca il culo, come minimo. Eccoci qua. Madonna, questa musica, che bella. Ecco le acide del mele. Che alberi dall'aspetto strano. Questi sono alberi di panora bianche, note anche come acide mele. Aspetta, significa che siamo a Banora. Il paese natale di Angeal. Esatto. Genesis e Angeal si conoscono da molto tempo. La faccenda si infittisce, sì. Oh, una copia di Genesis. Mettiamoci sotto. Ok. Zang, andiamo a zappa vigna. Zappa vigna. Zang, portati pure Elena, Rude. Rude, come cacchio si chiama? Aspetta. Cosa grave. Aspetta, Reno e Rude, giusto? Reno e Rude. Rude. Giusto, non ho detto una cazzata. Reno e Rude. Reno, Rude, Elena, Zang. E basta. Quelli sono i membri dei Tarks. Quindi non ho detto una cazzata. No, aspetta, ci sarebbe Cisnei. Sì, ci sarebbe Cisnei. Insomma, ci sono altre persone. Comunque, andiamo a zappare vigne, esattamente. Io mi sono scordato per un attimo i membri dei Tarks. Che vergogna. Questi tizi li ho visti anche in Wutai. E così sono qui. No, vabbè, ora leggo giusto. E così sono qui. Non abbiamo ancora visto nessuno degli abitanti. Devono aver preso il controllo dell'intero paese. Quando Genesis ha disertato, ha portato via con sé un ingente quantitativo di armi. Il presidente ha ordinato di recuperare o distruggere immediatamente tutte le armi che ritroviamo. Questi tizi li ho visti a Wuhan. Wutai, non Wuhan. Ci penso io. Ok, quindi cominciamo la missione. Questa ovviamente è una missione che ci permette di proseguire con la storia. Oh, email. Chi sarà? Kunzel. Mele. Ti hanno dato un incarico a Banora, vero? Che posto è? Ho sentito che c'è un sacco di gente della Shinra là. Sembra che l'economia del villaggio si basi sulla produzione e il trattamento delle mele. Per il resto si sostenta grazie alle sovvenzioni della Shinra.
Perché mai alla Shindra interessa un villaggio così piccolo? Che abbia a che fare con il mago? Oppure c'è qualcosa che non mi convince? Approfondirò la faccenda. Ah, è una battuta, infatti dicevo, ma Wuhan con Wutai, capisco che iniziano con la doppia V, ma... non è proprio la stessa cosa. Comunque. Ok. Questi mi pare si chiamavano Octocops o qualcosa del genere. Sono quelli che danno i colpi di coda con la testa. E mettono anche lo status veleno. Octus... Cop, una cosa del genere, qualcosa con la O comunque. Poi lo chiamano Segugio Guardiano, quindi hanno tradotto anche i nomi dei mostri. Perfetto. Però che mica che è bello sto gioco. Mamma, Crisis Core, ma io adoro la saga di Final Fantasy. Ciao Mick, buonasera. Come potevo non portare Crisis Core, Mick? Cioè, è uno dei miei Final Fantasy preferiti. Come facevo, voglio dire. Io lo adoro. Quindi l'ho portato. Dovevo aspettare di terminare un gioco, ma non ce l'ho fatta. E quindi l'ho portato. Come stai, Mick? Come va? Guardate che figa sta scena qua. Questo è lo Guardian Scorpion, mi pare. L'abbiamo visto appunto su Final Fantasy VII, quello che c'è all'inizio. Sono stanchissimo, e immagino. Rilassati con noi allora, se ti fa piacere. Il presidente non rimarrà deluso. Ok. Aia. Merda, sono senza MP. Rock and roll, ragazzi. Merda, questo crea slow, che praticamente è uno status dove rallenta la TB, l'active time barrel. Fa un po' Horizon Zero Dawn. Ma sì, ma Horizon Zero Dawn non potrei emularlo. Però mi piacerebbe tanto giocarlo, sai. Uso una gran pozione. Perfetto, attacco potente. Ho preso i remake di Final Fantasy VII al prim day, ma devo ancora giocarci anche se ne parlano tutti male. Il fatto, sai qual è? Ne parlano male perché è solo il primo capitolo, la prima parte di Final Fantasy VII. Però devo comprarlo anch'io, ovviamente, il remake, se riuscirò a campare abbastanza, ecco. The technology was stolen from our scientists. It apparently allows Genesis's abilities and traits to be transplanted. Certo. To soldier members and monsters. Avete capito, quindi la copia di Genesis come funziona? Soldier and monsters were the same. Ma gira male l'emulatore PS3 sul tuo PC, dammi minchia. Per far girare un emulatore PS3 serve un i7. Io c'ho un Intel i5, non è neanche potente. Serve un computer mostruoso. Fate prima a prendervi una PlayStation 3. Consiglio che vi do se dovete giocare giochi della PlayStation 3. Extra pozione 1, ottimo. Ah, è vero che Final Fantasy VII su 3CD, esatto. Quindi, ma neanche... Cioè, tecnicamente, Franci, attenzione, spoiler, se non volete sentire questa parte di Final Fantasy VII, tappatevi le orecchie, attenzione, spoiler. Final Fantasy VII, il primo disco, termina quando muore Aeris. Quindi loro l'hanno portato solo quando finisce, come si chiama, quando esci da Midgar. Come cazzo fai a fare un episodio solo uscendo da Midgar? È questo che dà un po' fastidio, capito? Quindi, cioè, se Final Fantasy VII solo per uscire da Midgar hanno usato un disco da 50 GB, anzi 100 GB, perché Final Fantasy VII ha due Blu-ray. Cioè,
È un gioco che uscirà su 7 miliardi di parti, praticamente stanno usando la stessa tattica delle serie TV di Netflix per aumentare l'hype e per rendere il gioco più longevo e ovviamente per fottere più soldi. Sì, meglio le console a sto punto. Allora, PS1, PS2 e PSP si possono retroemulare tranquillamente, ma la PS3 no. PS3 usa il Cell come processore, è un'architettura troppo complessa e troppo potente. Gira anche male sul mio Ryzen 5 2006. Infatti il mio amico Roberto, a quale sto dedicando questo gameplay, infatti gli mando un bacio e un abbraccio, sta montando, fatemi rivedere un attimo, sta rimontando sul suo computer un Ryzen 5 3006 solo per provare se funziona l'RPCS3. E forse non girerà bene, perché cioè la PlayStation 3 usa il Cell come processore, è troppo complicato. È un processore all'avanguardia, tuttora. Esatto, li odio per questo. Tetsuya Nomura, ragazzi, mannaggia la miseria. Problemi interni come questi devono essere risolti prima che il pubblico ne venga a conoscenza. Ancora nessun segno degli abitanti. Controlliamo le case. RPCS3 mi sembra fosse ottimizzato per i processori Intel. Intel funziona meglio l'RPCS3. Però ci sono giochi troppo particolari perché usano l'SPE, cioè gli SPE sono i core del Cell. His parents are wealthy landowners. Oh, questa è la casa di Genesis. Bene. But I never stole from that tree because the wealthy man's son was my friend. Avete capito che è l'amico di Angel, no? They weren't mere acquaintances. They grew up together. And we're best friends. No. So Genesis deserts and gets his best friend Angeal to join him. Is that it? Sephiroth believes that's the case. There. Una tomba. A gravestone. Still very new. Zach, go find Angeal's house. Okay. I'll check the grave. Andiamo a fare visita alla casa di Angel. Chissà come sa. So Turks always do this stuff. Someone has to do it. Must be rough. Don't worry. We're paid much better than you are. No way. Certo, fanno dei lavori sgraditi, però vengono pagati meglio. Zack, vai a controllare casa di Angel. Dovrebbe essere una di quelle costruzioni laggiù. Sii cauto. L'aria potrebbe già essere sotto il controllo del nemico. Ok. Prima però vedo un forziere. Vediamo questo forziere. Diamogli un'occhiata. Gran pozione, ottimo. Qua cosa c'è? Posso entrare? No. Ok, quindi dobbiamo esaminare un'altra zona, sì. Tu pensi che mio fratello ha tutto riguardo a Final Fantasy VII, anche il film di Advent Children. Per quanto riguarda i remake, è rimasto deluso dalle decisioni della Square. Allora, Mick, Final Fantasy VII è il mio Final Fantasy preferito insieme al 10. Lo amo alla follia, ho quasi tutto. Mi manca solo Dirge of Cerberus per completare il merchandising. Ed è un gioco che mi ha stravolto la vita, il mio modo di pensare, e infatti ammetto che Final Fantasy VII mi ha dato coraggio anche in fasi particolari della mia vita. Il punto qual è? Che Square, diciamo che vuole spennare soldi ai fan, e i fan, per quanto amiamo questo gioco, loro ci cascano. Ovviamente però non è lo stesso per me. Io voglio comprare Final Fantasy VII Remake, ma vorrei comprarlo quanto costerà un cazzo, se devo comprare solo il primo capitolo, oppure completo di tutto, al prezzo, cioè, di un gioco singolo, 70 euro, cioè tutto Final Fantasy VII a 70 euro. Perché comprare 70 euro di gioco, un Final Fantasy che si spaccia per completo, quando in realtà finisce su Midgar e ti fanno pure lo spoiler sulla copertina del gioco, è una pigliata per il culo. E a me Tetsuya Nomura non mi è mai piaciuto per questa gestione, perché è a causa di Tetsuya Nomura che ci sono 450 miliardi di capitoli di Kingdom Hearts. Non mi sta piacendo la Square Enix, è da un bel po' che la Square Enix è morta e ci prende per il culo, perché quando vuole, porca madosca, sa fare le cose di qualità. Ma loro non gliene frega un cazzo, a loro interessa spillare soldi. Punto. Eh sì, ma infatti io l'ho presa a 39 euro, 70 euro se lo potevano tenere. Ma io quando costerà 10 euro è una scorreggia, forse lo prendo. Probabilmente.
39 euro per me è troppo. Per me è come se fosse un DLC. Non ti seccare, mi. Non ci vale se neanche 39 euro. Preferisco aspettare, ma così no. Preferisco aspettare, ma così no. Ok. Tipo Remind secondo me costa troppo. Ma perché Square Enix adesso fa sti prezzi del cazzo, ripeto. Sta facendo sti prezzacci del cazzo ed è una cosa assurda. Vediamo, Casa di Angel, quale sarà? Dobbiamo esaminarle una per una. Mi sa di sì. Vabbè, non ne ho idea. Dovrò controllarne una per una. Eh sì, immaginavo. Intanto salvo, perché è giusto. Vedo qualcosa. Forse non è il momento migliore. Ripasserò più tardi. Ok, non posso salvare. Beh, cominciamo a controllare le case. Salve, c'è qualcuno in casa? No. Non è la mamma di Angel o non è il papà di Angel. No, assolutamente. Se fosse questa la mamma di Angel o il papà, veramente mi spaventerei, non credo. No, abbiamo sbagliato proprio casa. E una casa è andata. Ora esaminiamo le altre. Una panacea, ottimo. La panacea è un oggetto che ripristina gli status alterati. Quindi caos, maledizione, veleno, confusione, cecità. Insomma, gli status di Final Fantasy. Qua mi servirebbe Tundaga, però non avendo etere non posso finirla in fretta. Mi piacerebbe avere una bottiglia di etere, invece niente. Non ce l'ho. Forse. No, non ce l'ho una bottiglietta di etere. Una boccetta non ce l'ho. Aia, sto morendo. Dai. Ok, morto. Andiamo avanti. Allora, qui non ci possiamo andare. Proviamo ad andare qui. Ecco, dato salviamo, che è giusto. Perfetto. Andiamo qua. Voglio esaminarmi tutte le zone. La porta è chiusa, sembra che non ci sia nessuno dentro. Ok. Salve, c'è qualcuno in casa? La porta è chiusa, sembra che non ci sia nessuno lì dentro. Qui? Salve, c'è qualcuno in casa? No, mostri. Io so dove è la casa di Angel, però me le guardo tutte perché cerco di aumentare di livello, cerco di crescere. No, Zack, devi capirli, sono indaffarati a zappare la vigna. Guardate le immagini di Zacky, Angel e Zack che vanno a zappare la vigna, veramente. Cioè, col culo di fuori. Vorrebbe troppo ridere. Yes. Livello 9, ottimo. Piano. Sì, rido molto, madonna mia. Sarebbe troppo contadino. Cioè, Angel con la panza. Madonna mia. Angel! Assa famaro, a giamma piglia la vigne. Comunque, vabbè, andiamo direttamente a casa di Angel. Io so dove si trova, quindi andiamoci senza aspettare, senza indugio. Procediamo senza indugio. Ma guarda che ci trovate! La materia! Sei troppo partenopeo, magari. È bella Napoli, è bella Napoli. Ammiro e rispetto Napoli. Napoli ce l'ho nel cuore. Casa, eccola qua. Chi incontreremo? Can I help you? Greetings, ma'am. La mamma. Are you Angel's mother? Non penso sia il papà, però comunque sì, la mamma. My name is Zack. Aspettate. Are you Zack, the puppy? Excuse me? What? My son wrote to me once about you. Oddio, che è successo? Zero attention. Ah vabbè ragazzi, bug dell'emulatore. Vedete? L'emulazione non potrà mai arrivare dove arriva la console reale. Ma vabbè, si è sistemato, dai. No, I'm not. Don't worry. Non ho mai, si è sistemato. What is happening with my son? I'm not really sure. Genesis came back here a month ago with an army of cohorts.
and they proceeded to take the lives of many townspeople. Mamma mia. Genesis, he used to be such a good boy. Mm. Is Angeal... He came here. Mm. But he left his sword and went off somewhere. Come mai? Lui ci tiene, a questa spada, ecco. Molto strano. That sword represents our family's honor. I see. No wonder. He never uses this sword, really, ever. Mm. I'll take care of Angeal. You should go and hide somewhere. Oddio. Don't be concerned. Genesis cannot harm me. Mm. È troppo sicura questa signora. Povera mamma. Comunque ci somiglia la mamma ad Angeal, perché ha i capelli che effettivamente lo raffigurano un po'. Però è strano che abbia lasciato la sua spada qui, perché appunto avete visto che Angeal è geloso della sua spada, la usa solo in casi di estrema necessità. Ma va bene. Abbiamo fatto visita alla mamma, usciamo fuori. Quindi sappiamo che è qui, ma non sappiamo dove di preciso. Angeal, dove sei andato? Oddio, chi è? Cosa? Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti una cosa. A me mi piace Genesis. Voglio magnarla, come si chiama? Voglio magnarla materia. Ryuk, grazie del raid. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Iole. Ryuk, salve ragazzi, visitate il canale di Ryuk. Che stavi giocando? Mi pare stessi giocando un Tomb Raider, vero? Visitate il suo canale, che è bravissimo. Merita, merita tanto. C'è una... Age of Darkness, bene. Ciao, bello, io sto giocando Crisis Core, perché appunto, cioè, mi mancava. Ciao ragazzi, spero che la live sia di vostro gradimento. C'è una fabbrica poco fuori il paese. Ho visto una copia di Genesis all'interno. Pensi che sia il loro covo? Molto probabile. Al momento mi trovo su una sporgenza rocciosa che dà sulla fabbrica. Ok. Andiamo a raggiungere Tsang. Un attacco frontale fuori discussione. Entreremo dall'alto. Raggiungimi immediatamente. Ok. Arrivo subito. Vi piace Final Fantasy VII Crisis Core, ragazzi? Cioè, è un gioco di vostro gradimento? Spero di sì, perché ci tengo tanto a finirlo tutto. Io penso che in un paio di settimane, se ci giochiamo ovviamente ogni secondo, lo possiamo finire. Vedo qualcosa. Forse ora non è il momento migliore. Ripasserò più tardi. Oh, Iole, ti piace? Mi fa piacere. Mi fa piacere che ti piace Crisis Core. Ho dovuto staccare perché poi sotto casa mia ci sono gli ubriaconi. Ah, mannaggia. Quindi, grandi rompiscatole. Mi raccomando, non uscire. Che quelle sono persone fuori di testa. La nostra nuova direzione. Mremmi Risoldier, vi ringrazio per il vostro grande impegno giornaliero. In questi momenti tragici ripenso ai nostri legami familiari. Così come la felicità può essere trovata nei legami non biologici. Allo stesso modo genitori e figli naturali possono essere infelici. Quello che conta sono i sentimenti di rispetto e gratitudine. Senza di essi si genera il cattivo sangue. Il cattivo sangue ha la tendenza a condurre alla tragedia e talvolta influenza le nostre missioni. Soldier, dovete sempre seguire gli ordini in fretta, ma dobbiamo anche limitare al massimo i rischi in futuro. Vabbè, ci sono abituato, anche perché mi metto a ridere da quanto sono deficienti sti qui, però non li provocare, eh. Non li provocare queste persone perché sono pericolose. L'importante è non uscire di casa e farti provi. E non sai che cazzo gli gira per la testa a una persona ubriaca, credimi. Io ho visto una persona ubriaca che una volta ha pisciato davanti alla macchina di mia madre, per farti capire, sono fuori di testa. Non provoco, però li ascolta. Però non ti fare sgamare, non uscire di casa, appunto. Oh, caspita. Stile non si sentono a New York tra un po'. Vabbè, persone che veramente stanno male col cervello.
Io ne ho visto uno fare i suoi bisogni dentro il tram. Oh madonna, immaginati la puzza. Mamma mia, no, questo no, questo mai, fortunatamente. Questo mai. Genesis. Però immaginati la puzza. We're in that grave. Wait, he... his own family? We can't expect reason from him. What about Angeal? He wasn't at the house. Hmm. But please, give me time. If I find Angeal, I can talk to him. If I can convince Angeal, maybe Genesis will come back too. I understand now why Sephiroth chose you. Huh? Genesis and Angeal. Mm. Those two were Sephiroth's only friends. Mm. Che se ne immaginava? He didn't want to fight them. That's why he refused the mission. Well, Angeal is my friend too. He's counting on you to bring them both back. Time is short. Let's go. Ok. Quindi la tomba che abbiamo visto erano i genitori di Genesis. Li ha seppelliti proprio lui con le sue stesse mani. Esatto, inutile dire che ho aspettato il tram successivo. Direi che è abbastanza normale. Minchia, immaginati la puzza. Copia di Genesis di nuovo. Vai avanti, ci penso io qui. Ok. Fatevi sotto. Ah merda, sono senza MP. Covid Genesis. Ma non è un virus Genesis. È una copia. Aspetta, ma questo era il capitolo per PSP? Yes. E lo sto emulando con il PPSSPP. Non è una presa in giro, si chiama PPSSPP. Non so perché abbiano scelto questo nome. PPSSPP. PPAP. Zack, da questa parte. Sta pure per telefono. Sì, il telefono può emulare benissimo l'emulatore PSP perché ha octa-core. Potrebbero esserci dei nemici. Fai attenzione. Il primo gioco che ho giocato su PPSP è Cursed Party. Patacca patacca su patacca patacca. Oh, ma ci ho giocato mai a Crazy Score su patacca patacca su patacca patacca? Che sciogli lingua. No, comunque ragazzi, l'emulatore questo qui è perfetto, gira magnificamente. Ovviamente c'è sempre qualche glitch grafico, ma quello è perché appunto l'emulazione non sarà mai perfetta quanto la console vera e propria. Ma funziona bene. Voi vi ricordate il primo emulatore per PSP? Era pessimo. Era pessimo. Davvero pessimo. Il PPSSP, no, il JPSP mi pare. Era pessimo, laggava da morire, era ingiocabile. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Dance, 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 dance. Non so se conoscete questa canzone. Sì, vabbè, quello PS1 può farlo girare tranquillamente. PS1 gira con un processore a 30 MHz. Deve girare per forza. Il telefono ha un processore ARM octa-core a non so quanti gigahertz, quindi spacca i culi da morire. Attenzione. Ok, ci siamo, spero in una limit. Yes! Dai, bene. Multifendente, ottimo. Here we go. Ma proprio a lui se lo doveva beccare, mannaggia. Avessi un po' di dundaga, mannaggia. Dai. Ok, sconfitto. Cloud esci, è uscito. E effettivamente mi è stato utile. Con il nemico sbagliato, ma mi è stato utile. Emo per PS1 Android so che è a pagamento, ma si può trovare le APK pezzotto in rete. Io l'ho comprato, mi pare 90 centesimi. Non mi ricordo come si chiamava Android Emu. Ma mi ricordo che le materie, se avevi più copie, poi si potenziavano. Diciamo che salgono di livello, se non ricordo male. E salgono di livello ovviamente sempre con l'OMD. Ora non mi ricordo questa cosa, sai. Però sì, penso di sì. Zack, da questa parte. Ok. La live sta durando 2 ore, però so dove interrompere. Voglio finire questa parte che è molto bella e lasciarvi l'amaro in bocca. E poi lo continuiamo un'altra volta. Se lo staccassi adesso sarebbe troppo triste.
invece così è triste, ma nel modo giusto, è come se avessi concluso una puntata di una serie TV. Chi si chiama IPSXE? No, no, si chiama, mi pare, Android Emu, Andri Emu, una cosa del genere. L'ho pagato 90 centesimi. E non rattristare allora, Dami, no, no, no. Però è giusto che lo termini qui. Non adesso. So io quando terminare, ecco. Ma sta anche IPSXE, sì, però mi pare che IPSXE non fosse compatibile quanto questo. Poi non lo so, Perché su... ecco, cadono le cose a caso, perché... l'Andriemo funzionava molto bene con Tekken. Dammi la tristice, chiamate 118. Vedrai il finale quando piangerò. Sembra che le copie siano create qui. Controlla il primo piano, Genesis potrebbe essere là. Ok. Comunque io la PSP di Carlo me la fece mio padre. Fantastico, no, io la PSP l'ho data via. Appena ho un po' di soldi da buttare la ricompro. Genesis cos'era? Era un combattente della Shinra ed era il migliore amico di Angeal e di Sephiroth. Ora è ovviamente un nemico. Infinite, ah ecco, FPSE, scusami, no, Andriemo. Eccolo qua. We seek it thus and take to the sky. Ripples form on the water's surface. Questo è Loveless, ragazzi. The wandering soul knows no rest. Fissato proprio, sì. Loveless proprio. Tipo, ma settle, che ti leggi? Down. Zack, the puppy. Che leggi? Le romanzine? Oh mio Dio, mi ha chiamato cucciolo, ti faccio il culo! Comunque, quello è un macchinario che duplica. The grave at the house. Appunto, che duplica Genesis. We found the remains of our people there as well. It didn't take legge much por- to certo. Send false reports. Come se gli interessassero i porn. Just mild threats. They would have done that anyway. At least your parents would have. My parents betrayed me. They had always betrayed me from the very beginning. What do you know? Shinra Lapdog! Aia! Ah, povero Tsang! Che succede? Eccolo! Cioè, guardate che perfezione questa scena, bellissimo. Le capiti sarà la tua. L'ho letto con la tua voce. In questa live è più interessante risentire il rumore dell'acquario. You finally made your decision. I'll respect your wishes, old friend. However. Can you really live on that side? Angeal! Si è fermato il tempo perché devono fare cose importanti come zappa la vigna. Zappa la vigna, raccogliere le patate. Sti guagliunci le hanno gira a fatica. Che volimmo fa? Non ci capite. Voglio dire, se la devono trovare una fatica, come si dice, no? Comunque, Angeal l'abbiamo incontrato, ma è stato un po' vago. E Genesis, come ben sapete, ha le idee ben chiare. Ce l'aveva con i suoi genitori. Io mentre twerk, così a caso. Maledizione. Dove sono andati? Sono usciti dalla fabbrica. Allora usciamo anche noi. Ora madonna, c'è una delle mie mini missioni preferite. Minchia, Tsang. Alla faccia. Non c'è tempo, dobbiamo andarcene. Non andiamo a cercare quei due. Tutte le prove di cattiva condotta devono essere cancellate. Queste sono le regole della compagnia. Questo paese sarà distrutto da un attacco aereo. Spero che non ci sia nessuno a casa di Angeal. Muoviti! Scusa Tseng, ma tu ti è successo che ti era appicciato? E infatti, s'appicciato Tsang.
diventata una nazzoletta di carbone. A banana neuro, oh kill. Yam, strunz, muoviti. Madonna ragazzi, ora una delle mie parti preferite. Genesis e i suoi uomini hanno cominciato a bombardare la città. Dici sul serio? Cosa facciamo? Premi X al momento giusto per distruggere i missili con la tua spada. Cioè, che figata, voglio dire. Cosa? Non devi essere né troppo lento né troppo veloce. Devi concentrarti. Pensi di potercela fare? Devo farcela. Presta attenzione al suono della spoletta e al colore dei missili. Il suono della spoletta è simile a questo. Tieni le orecchie aperte. Ok. Attacca al momento del suono, ma non dimenticare il colore del missile. Conto su di te. Ma questo è divertente. È un bel gioco. Il suono della spoletta e il colore del missile. Devo raggiungere la madre di Angel prima del bombardamento. Song si è innamorati di te, certo. E le orecchiette le ho chiuse per le cuffie, non le ho sentito. No, lui ha detto, tieni le orecchie aperte. Stima la distanza dei missili, vabbè. Il momento ottimale per colpire è quando senti il suono della spoletta e il missile che cambia colore. Premi X al momento giusto. Ok. E io le avevo chiuse, bravo. Il missile sarà distrutto prima dell'impatto. Ora rivediamolo senza interruzioni. E così via. Ok, ma è abbastanza semplice. Se manchi un missile, esso esploderà, esso colpirà Zack. Zack non subirà danni, ma distruggere dei missili dovrebbe essere un gioco da ragazzi per i soldi. E ora dacci dentro. Ci provo. La spiegazione termina qui. Ok. Vediamo se riesco. Ho premuto X. Tombola. Nice. Tombola. Ottimo. Combo di due colpi. Bravo. Grazie. Anche il gioco mi gratifica. Combo di tre colpi. Bene. Aia. Ci sarebbe una tombola napoletana. Effettivamente. Ok, dai, ci voglio riprovare. Bene. Certo non esplode. Cioè premo X ma non fa. Bene. Aia. Non sono stato bravo. Per niente. L'attacco è stato interrotto. Sembra che tu abbia respinto buona parte dei missili. Sono appena stato informato che sta per cominciare un bombardamento aereo. Devi fare in fretta. Ok. Dobbiamo muovere il culo. Per forza, sennò veramente qua facciamo la fine della cenere. Spero che la madre di Angel stia bene. Devo sbrigarmi. Oddio. Devo raggiungere la madre di Angel. Ce la farò? Ci arriverò? Penso di sì, dai. Ho spiegato la nostra situazione e sono riuscito a ritardare un po' l'attacco. Avrai più tempo a tua disposizione. Grazie, Sang. Anche quei missili erano di protezione Shindra. Sarei ricompensato per aver distrutto le prove del coinvolgimento della compagnia in questa storia. 600 guil, minchia, ne avevo bisogno, ragazzi. Però voglio vedere come sta la mamma di Angel. Speriamo bene. Fammi salvare. Anzi, no, fammi entrare e poi salvo. Mannaggia. Cazzo. Poverina. What the hell did you do, Angel? Is that your idea of honor? Poverina. My mother could not continue to live. Certo. And neither can the son. What are you talking about? What's going on here? I told you. You can't live on that side anymore.
Angel, sei proprio scema. Micchia, veramente, bastardo. Angel! Stronzo. Angel! My friend, do you fly away now? To a world that abhors you and I? Shut up! All that awaits you... Shut up! I'm warning you! ...is a somber morrow. No matter where the winds may blow. È proprio fissato con l'Offless. Today, but are you game? Madonna, un'altra summon. Porca troia. E chi sarà mai? Perfetto, Bahamut. Bene. Sono morto. Yes. Oh, merda. Belle pigiama, grazie, caro. Un'invocazione. Allora le cose stanno così, eh? Sì, ma non ce la farò mai. Sono messo male. Sono messo male, Bahamut. Ma come cazzo faccio? No, non ce la farò mai. Oddio, OMD, ottimo. Summon! Ok, grande. Ifrit, 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 Ifrit. No, niente, il cazzo. HP Opeiron, ottimo. Quindi sono oltre gli HP che avevo. Cioè no, gli HP Opeiron sono un'altra cosa, scusate. Mi sono fatto prendere dalle emozioni. Ottimo, 1228 HP, ottimo. Ok, adesso posso usare un po' di magia. Parato. Ah, perché stavo facendo un'altra cosa. Proviamo un po'. Funziona Blizzard, però non va bene. Beh, tecnicamente, come si chiama, Bahamut è un mostro non elementare, quindi nessuna magia è estremamente efficace. Sì, esatto, non essendo un mostro non elementale, cioè non puoi usare fire, tundaga, acqua, robe del genere. Non puoi. Ok, energia in salita di livello 2. Quindi adesso dovrebbe essere tipo energira, una roba del genere. Meglio gli attacchi normali. Meglio gli attacchi normali, assolutamente. Aia. Merda. Mega fusione. Oh merda. Oh merda. Madonna mia. Non me la mette nel culo. Già mi fa male il culo solo a vedere questa scena. Ma da schiattare. Ma da schiattare una vigna. Ho detto che è drago bianco occhi blu, ma non è proprio drago bianco occhi blu comunque, eh? Ci somiglia, ma non è lui. Madonna mia. Ora mi apre il culo, me lo sento. Mi apre il culo, me lo apre il culo. Ci sta godendo lo stronzo di merda. Maria, quanti HP di danno? 538 HP di danno, porca puttana. Basta, basta, basta e avanza. Basta e avanza. Già la ce l'hai aperto, Dani. Fermati, non è vero. Il mio culo è ancora intatto. Il mio culo è estremamente intatto. Nessuno mi tocchi il mio sedere. Top. Cioè, solo una persona può toccare il mio sedere. Attenzione, Luke, apre PPSSPP. Madonna, ma sono messo male. Nemmeno io? Tu puoi, tu puoi, tu puoi. Assolutamente, solo tu puoi. No, comunque ragazzi, mi dovrei mettere da dietro per... Cazzo. Vabbè, salto perché ragazzi, cioè... È la stessa sequenza di prima. I danni sono sempre molto alti. È una gara di resistenza qui. Devo consumare... Anzi, devo consumare energia appena possibile. Ma chi ti violenta, scusami? No, io sto parlando di toccare il sedere. Non sto parlando di violenza. Anzi, sono due cose diverse. Sto parlando di toccare il sedere. Attenzione, eh. Oh, di nuovo OMD. Ottimo. Dai, dai, dai. Cloud, 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 cloud. Ah, dai, 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 dai. Sì. Bene. Dai, che ci siamo quasi.
piano piano. Così, bene. Multifetente seconda generazione. Gli attacchi multifetenti. Ma come, l'eredità ti vuole mettere a gratis incinta e cosa fai, rifiuti? No, non gli ho detto che non... Oddio, ti ho aspettato un attimo. Ok. Oh merda, non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Muoio, muoio. No, ce l'ho fatta per miracolo. Comunque, stavo dicendo... Non ho detto che non voglio che mi metta incinta. Io ho detto, non ho i soldi per poter mantenere un bambino. Mi piacerebbe avere un bambino con lei, però non ho i soldi al momento per poterlo gestire. Avere un bambino è una grossa responsabilità, eh? Aspetta, chi sarà il padre? Loro o Dani? Non importa, l'importante è amarlo questo bimbo. Davvero partorirà? Esatto. Oh, sempre le donne a partorire. Stavolta voglio partorire io. E tutto questo andrà in live, eh? Che bello. Madonna. Per una volta voglio partorire io nella mia vita. Ripeto di tutto quello che sto dicendo. Che sono scemo. Na na na. Dai. Oh, ma domani è la festa dei morti o è oggi? Dai, e dai, una limit buona. Yes. Aspetta. Ottimo. Ottimo. Io ho già partorito, fra 20 minuti sarà Halloween. Domani è Halloween, vero? Yes! Sconfitto senza morire, senza usare la coda di Fenice, cazzo. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Abbiamo sconfitto Bahamut, ragazzi, che non è un summon da niente, eh? Spacca i culi. Summons aren't meant to be used like this. What happened to dreams and honor? We are monsters. Dei mostri. Vedi che grafica, lo so. È allucinante sto gioco. Però, come fa un mostro ad avere le ali? Cioè, non sono gli angeli ad avere le ali. Cioè, che gioco, che similitudine sta. We have neither dreams nor honor. Na 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 na. Soldier. Esistono gli angeli caduti dal cielo. Doesn't mean monster. Esattamente, chiamati demoni, vero? Verissimo. Oh, l'attacco aereo. Panora purtroppo verrà distrutto. La città di Angie, poverino. Mi dispiace per la mano. No, no, non pianga adesso. Non pianga adesso. Capirai, Zack. Presto capirai. Sì. Ci aspetta una lunga avventura, ragazzi. Una lunghissima avventura. Lunghissimissima avventura. Oh, guardate il sangue. Povere acciden mele. Oh, però chissà che sapore avevano le acciden mele. Guardate che belle. Mannaggia. Avignerot. Ma no, mannaggia Marun. Angio. Quanti soldi tanto CS. Ok, ragazzi, abbiamo concluso un altro capitolo di Crisis Core. Io direi di staccare perché sono passate più di 2 ore. E continuiamo, appunto, una prossima volta. Allora, io cambio per lei. Io spero che la live vi sia piaciuta, spero vi siate divertiti, perché Crisis Core, se mi girano veramente i coglioni, lo vorrei portare anche domenica, perché è un gioco che io adoro. Vi ha preso per colpi di scena? L'avete trovato divertente? Per caso è stato noioso? Fatemi sapere. Io nel frattempo saluto Franci, Enzo, Mick, Ryuk, Iole, Saki, Giugiola, saluto Mick, saluto poi, aspetta chi manca ancora, saluto tutti quelli che mi hanno fatto compagnia. E adesso facciamo un ride a Fabio Minsky. Quindi ragazzi, rimanete in live, facciamo un numero e facciamo un ride a Fabio Minsky
97. Non vorrei dire una scemenza, ma il suo nickname dovrebbe essere questo. Fabian Sky, ecco. 96, no, B97. Ecco, dove sparirà. Perfetto. Vediamo se sta partendo il raid. Ok, ragazzi, io vi auguro una splendida serata. Alla prossima e ci vediamo domenica. Vedremo se portare Crisis Core un'altra volta oppure continuiamo con Crash 3, perché appunto dobbiamo continuare. Ciao ciao, grazie davvero di tutto. E Enzo, grazie infinite della donazione. E ringrazio Franci anche per gli hosting e anche Saki. Alla prossima. Ciao ragazzi, mi sono divertito veramente tanto.